Alfonso, ricordami come mi hai convinto a fare questa cosa. Il sudore negli occhi di Kyle sta grondando copiosamente in questo momento. La scena si apre sui suoi occhi, un primo piano. I suoi occhi sono molto stretti, in uno sforzo immane. E la telecamera si allontana un pochino. Si sente un rumore di corda. Nick, nick. Ci si allontana ancora un attimo e Kyle è appeso a questa corda. E sotto di lui, grondante sudore allo stesso modo, si trova Alfonso Jesús Jesús Fernández Fernández. Fernández. E allontanandosi ancora un po', la telecamera inquadra anche Yevgeny Somaier Tarasov, Yadada. che penzolano da una corda appesa a una scogliera rocciosa, mentre delle frecce cadono di fianco a loro. Quello che state ascoltando è Fumble! FanFanFumble! Così Cominciamo proprio! bene! Te l'ho detto, ma questo però, quando mi hai detto di venire? Nella vita, per scoprire quali sono le cose migliori, devi provarle, Dai, no? ragazzi, ci sono Non posso. situazioni peggiori, no? Ci siamo trovati in situazioni Ma siamo forse attaccati peggiori. appesi volontariamente? Siete attaccati appesi volontariamente Ok, a questa ci stiamo corda. arrampicando. Mi fanno male le Vi state braccia. arrampicando mentre qualcuno vi lancia delle frecce. E Oh, Fumble. questa era vicina. Oh. E Fumble è il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Questa sera giochiamo a Seven Seas, che è il gioco di cappa e spada di John Wick, che è Esatto. stato portato in Italia da Nicola, che è qua con noi stasera, quindi edito dalla Need Games. Esatto. Giusto per chiarire, John Wick non è quello che fa gli headshot senza la shaky Ma camera, non ne sono sicuro, perché lo John Wick secondo me è in grado di fare anche gli headshot. Coi piedi, però, Vero, ti vero. tira un dado in faccia e ti fa un headshot, paura. Se vi piace Fumble GDR potete seguirci su fumblegdr.it se non ci state seguendo in diretta. Se ci state seguendo in diretta vuol dire che siete nostri fan su Facebook. Quindi condividete il video che state guardando. Se lo state guardando il giorno dopo, condividetelo lo No, stesso. voglio solo dire una cosa, che Fumble incarna perfettamente lo spirito di Need Games perché è proprio ruolare duro sempre. E questo qua non è ruolare duro sempre, ma è ruolare duro quando vuoi, perché te lo puoi ascoltare quando vuoi, no? Quando e Quello come dicendo. vuoi, sì. Ruolare duro nel traffico, Siamo in ruolare ca... duro in Ma metro, anche in doccia, cioè. ruolare, ruolare duro in doccia, Claudio, con le tende di Fumble che trovate sul sito di Society Six. Che bella poggia, fumblegdr.it/shop shop. trovate le tende da bagno Solo in questa legno di sera il prezzo suola. speciale è di 25,90 euro. Credo che costi un pelino di poco Costano di un più, po' però di neanche più, tanto in realtà. 35, Sì. 40, sui 40 Però sono belle. C'è Però tutto di sotto la Fumble. doccia, ragazzi, ruolare duro sempre sotto la doccia con le tende di Esatto, Fumble è paura. esatto. Bisogna stare attenti a scivolare nella doccia, Esatto, sennò. perché richiama Beh, forse il ma Fumble. perché le tende fanno il Fumble al posto vostro? Ah, per quello! Se no, altrimenti voi prendete le tende di Fumble, vi assicurate tantissimo e poi, se vi capita, vivete magari tetraplegici ma ricchi, che poi è perfetto per giocare di ruolo, Però se ci ricordarsi pensate. di non avere la moglie in doccia e urlare e ruolare duro sempre, perché sennò possono succedere cose un attimino. Potrebbe essere fraintesa. Fraintendimenti. Magari se gioca anche No, ma ti lei, può andare se anche gioca bene. anche lei, vi raggiunge nella doccia. Guarda, mia moglie non gioca e se urlassi e urlare duro sempre in doccia, lei mi Scuoterebbe la guarderebbe. testa dicendo. No, oppure ammiccherebbe. Chi lo sa? Ma chi lo sa? Che è un po' metallo. Amore, dopo a casa proviamo. Molto bene. Che altro La bottom line era dire? dateci i vostri soldi bastardi, se mi ricordo bene. Esatto, Ok. bravo. Quella è la frase clou di Fumble, quello che tutti si ricordano e per cui la gente mi chiama in televisione. No, non È è vero, non coniata mi dal chiama. Claudio che conta, diciamolo. Tipo interviste delle Iene, Sì, quelle cose lì. esatto. Blue La Whale. Blue C'è il Blue Esatto. Claude, no, c'è il No, Blue Sea. troverete la Blue Blue Whale in Sea. Seven Seas. Che è anche il Seventh. Seventh. Seven Seas è un gioco che è perfetto per Fumble perché è tanto narrativo. Ci sono i punti eroe, per cui adesso Sono Roberto già finiti. Esagerando. spammerà come un È un dannato. po' un inside joke, ma io oggi in chat Telegram ho detto i punti eroe di Roberto sono i miei, mi cado. Eccolo Ed è qua! stato lui, grande! Non è stato Roberto questa Per volta. una No, volta e io non l'ho è già lui. condiviso. Cosa è successo? Passo senza tracce. È una cosa incredibile. Polvere. È di una difficoltà incredibile usare il cellulare per taggare le cose. Già, Scusatemi, ragazzi, no, titolo sì, no, ma, d'immersione. no, ma guarda, fino No, è quasi fino alla impossibile. puntata precedente, per le 12 puntate precedenti, lo ha fatto lui. Lo ha fatto lui.
Quindi perché è difficile, perché tu apri e parte subito. Esatto, infatti, cioè, come fa? No, perché se no ti abbassa la suoneria. Adesso vedi? Vado sul mio profilo personale. È un gran casino. Quindi, e mentre tu vai sul tuo profilo personale, io direi che io dato che adesso stanno andando, no, ma adesso stanno andando i titoli di testa. Allora abbiamo tutto il tempo in sto mondo. Esatto. Quindi, mentre invece stiamo arrampicando le frecce. Le frecce che arrivano addosso non va bene. Oh, mi ha preso. No, è l'otre. Tu chi sei? Partiamo da Roberto De Luca as la persona che, dove sono io tra i tre, secondo, a metà, sono il secondo, che si sta arrampicando, balbettando e completamente a disagio, è Alfonso Jesús Fernández, il quartiermastro di questo, possiamo chiamarlo equipaggio, forse no, lo scoprirete dopo. Io sono baleniere, tu non mio capitano. No, quartiermastro, non capitano. E la sua, diciamo, spinta nella vita è sempre stata di voler essere il migliore in tutto, e di provare soprattutto le cose migliori della vita, ma l'unico modo per provare le cose migliori della vita è provarle, perché sennò non puoi dire con certezza quale sia la migliore. Giusto. E quindi si lancia in qualsiasi avventura o cosa lui non abbia mai fatto per vedere se era meglio stare a casa, era meglio andare in giro, è meglio mangiare quello, è meglio mangiare l'altro, il veleno fa veramente male, tutte... Non come, puoi. Come per il veleno fa? Fino a quando non l'hai provato, cioè, non lo sai. Hai ragione, bisogna provare tutto. Bisogna provare tutto per poi dire: no, questo non fa per me. Se sei in grado di dire: no, questo non fa per me. Per il momento non gli è ancora capitato. Per sua fortuna non gli è ancora capitato. Nient'altro per il momento, perché è un po' preso dallo schivare le frecce. Sopra di lui, che si sta arrampicando per primo verso l'alto, c'è invece Kyle Dexter. Io mi sto arrampicando con un sorriso splendido, come se questa fosse stata tutta una mia idea e fosse stato un mio piano di finire qua. Io sono Kyle Dexter, sono il capitano di questa nave. Sono il capitano di questa nave. No, da un momento tu aspetta, io baleniere usurano, grande esperienza di nave. Sì, mi rendo conto, però io sono stato in marina un sacco di anni. Sì, ma tu amico balenottero e io amico balenottero. Ottero. Vaklanov! Turla Vaklanov! Invece Vaklanov. Di gesticolare lì sotto, scalate! Ah, io sto andando! Perché Alfonso spaccamaroni, Castigliano? Perché tu gesticoli troppo, le mani sulla corda! Vai su, vai! Mi hanno appena colpito l'otre, sta perdendo tutto il vino! Il vino, il vino! Io sono sotto, io sono sotto, inizia bene! Oh, vero, esce buono questo succo d'uova! Buona scala! Io sto andando! Capitano, perché è con noi questo? Perché no? Kyle, e infatti la filosofia di Kyle Dexter è: tu ficcati in un guaio tirandoti fuori da quello in cui ti eri ficcato in precedenza. Il guaio in cui ti starai per ficcare, ci penserai dopo a come uscirne, d'accordo? È questo, come Ubris ha avventato, lui è avventato e vive una vita da pirata, dato che ci sono pirati e pirati per lui. Ovviamente lui è il lato giusto dei pirati. E nel frattempo le voci nella testa dicono Fumble Now! Fumble Now! Beh, abbiamo iniziato così, direi che abbiamo fatto un Fumble Now. Sì. E invece... ancora più sotto invece Yevgeny Somayer Tarasov, che sta bevendo il vino che cade dalla borraccia di Alfonso. Oh dai, io sono Yevgeny, baleniero usurano. Usuraio? No, usuraio, usurano di madre usura. Tu conosci Matushka? Beh, Matushka mi ricordo, è bionda Matushka? No, Matushka è vecchia. Vecchia, piccola, bassa, con denti di ferro, unghie di ferro. Molto buona con bambini, ma anche molto arrabbiata se tu tratti male lei. No, io le tratto tutte bene le donne. Kyle, tu sei avaloniano, sento da tuo accento robe strane. No, tu devi... Il mio scopo sarà quello di convertire te a vecchia religione ortodossa usura. È una cosa molto interessante, ma io cercherei prima di arrivare in fondo, in cima, volevo dire. Io mi arrabbico con una mano sola. E in questo momento Kyle mette le mani sul bordo di roccia del costone che stava scalando. Sì, sì. E sente un click. E davanti a lui, salve, il suo acerrimo nemico, nemico di mille battaglie e che un tempo ha avuto l'onore e il disonore di condividere la nave con Kyle. Ah, di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Dexter, con cui condividi il cognome. Tuo fratello Morgan il capitano Dexter. Morgan Dexter, il per capitano. La precisione. Fratellino, perché vorrei dirmi stupito? E perché non lo sono? Perché voi non avrete
Mai. Siete arrivato, capitano? Il libro del quarto profeta. Questo lo dici tu. Ma tu profeti, e quella balestra. Profeti ce ne sono solo uno in Ussura. Tu non credi mica in tre profeti, vero? Non spingere da sotto. Capitano, salga. Sì, sì, arrivo, beh. Penso questa cosa aspetta, di poterla fare, no? Scrivere, aspetta. Ok, tu sale. Non è una balestra quella che ti sta puntando addosso. È una pistola? È una flintlock? Maledetto. È una flintlock. Maledetto. Quella che gli ho regalato io quando ho fatto il 18° compleanno. Istoriata in avorio e adesso me la punti perché in faccia. In mezzo casino di famiglia. Di cosa stai parlando? E mi tiro su e vedo lui che gli sta puntando. Infila la pistola. Ah, quello. Non ne fa finta di niente. Infila la pistola nella fondina e ti allunga un braccio. Andiamo di lato. Io lo guardo negli occhi, prendo il braccio. Salgo, alzo le mani. Dexter Morgan tira su il fratello. Fratellino, se vogliamo uscirne vivi da questa cosa, è il caso che tu condivida quello che sai, altrimenti non ne usciremo vivi. Io ho fatto seguire il tuo uomo Alfonso e lui sapeva qualche cosa, ma a quanto mi pare è solo un vecchio ubriacone che si è perso per terra. Vecchio? Vecchio? Lui non è un ubriacone, vecchio. Lui è quasi un sommelier. Cerco di tirarmi su. Chiariamoci. Nel frattempo altre frecce... Ah, mi tiro su velocemente. Si arrivano di fianco. Io le ignoro completamente. Mentre dico, quindi io dovrei dirti quello che so. E perché non parti tu dal dirmi quello che sai? Nel caso che prima ci leviamo di qua e vi facendo di seguirlo. Ah, le frecce. Non sembra cattiva idea, tuo fratello. Più intelligente di te, comunque. Vabbè, sì, ma non è che possiamo lasciare qui la corda e io cerco di tirare sulla corda velocemente. No, taglia la corda. No, ovviamente sta facendo questo. Io il mio arpione. Te lo farò l'arpione e taglio la corda. No, c'è, ma io non dicevo quella corda, dicevo tagliamo la corda. Tu hai detto taglia corda e ho detto corda. Prova a evitare che ci riesca. Non devo mai essere letterale in questo riesci modo. Riesci a recuperare sbaglio quasi tutta la corda? Taglia la fine. Ma tu al capitano hai detto taglia corda, noi tagliamo corda. Lo so, ma intendevo taglia la corda. Taglia corda, taglia corda. Beh, capitano, quando hai ragione, hai ragione. Lui segue, mi se vero ma giusto. Vero, se vero ma giusto. Arrotolo la corda e mi faccio... Beh, mi passa una freccia di fianco all'orecchio. Sì. In realtà non ha tutti i torti questa volta. No, allora, quanto ragione ha? Master, io attivo il mio Ubris. Testa calda. Ah, spiega cos'è un Ubris. Allora, gli Ubris sono fa parte degli arcani, ovvero ogni personaggio ha, come se avesse un tarocco personale, ha una virtù e un Ubris. La virtù è quello in cui lui è figo, cioè la sua particolarità, la sua figaggine, che sarebbe tipo di appanage, però vabbè, lasciamo perdere. L'Ubris invece è la sua debolezza. In questo caso qua il mio PG è un testa calda, quindi perdo le staffe così. E impazzisco. Mi metto sul bordo. Che tira frecce! Impazzisco. E poi inizio a lanciare qualsiasi cosa di sotto. Cioè, ci sono degli animali qua che magari c'è un uccello. No, ci sono dei sassi però. Prendo sassi, inizio a lanciarli. E non solo, ti rendi conto che qualcun altro è passato qua prima di voi perché hanno lasciato delle casse che probabilmente hanno dentro della roba che può fare male se arriva in testa qualcuno. Allora, prima la prima cassa la lancio intera. Ma probabilmente c'era... Alfonso, ti prego, dottor Castiglia, spacca maroni al tuo vescovo, non spaccare male qua. Capitano! Io intanto... Io impazzisco. Tu che lancia freccia, mio capitano! Lancio la prima cassa, la lancio di sotto. Intanto io uso il mio Ubris. Io mi metto davanti le altre casse e dico, basta le casse! Non hanno fatto niente di male! Io intanto uso il mio Ubris avventato. Io parto con due punti eroe. Cercando con una, come si dice, cercando con una calma eccessiva e assolutamente non consona al fatto che ci stiamo tirando addosso delle frecce. Ma un Ubris o un altro, sono un power player. Ok. Prendendomi tutto il tempo per cercare di riportarlo a ragione, incurante del fatto che ci stiano bersagliando e rischiando la nostra vita. Capitano, tu sta dietro di... io sono un colosso, sono enorme. Giusto, vero. Capitano sta dietro di me perché io sono a una certa età, sono il Terminatore 5. Io sposto le casse mentre lui è distratto. Barbone bianco. Sei Rasputin. Sì, praticamente, però sono bianco, sono canuto e sono gigantesco, tipo alto 2,10 metri. Capitano, tu sta dietro di me che non voglio tu faccio muore. Ma no, a questo punto inizia una scena d'azione. Perfetto, mi sembra giusto. Cosa vediamo noi di sotto? Prima allora, cosa vediamo noi di sotto? Quando... per dire che ci sta lanciando in il realtà ti chiedo cosa vediamo noi di sotto, considerando il fatto che io ho vista d'aquila fino a 2 chilometri di distanza. Vedo perfettamente. Capitano, guarda in mezzo a mie gambe. Però guarda da sotto. Molto da sotto, peraltro. Dalla Russia con furore. Lo sposto. Quello che vedete di sotto sono gli uomini, gli sgherri di un vecchio nemico di Alfonso. E lui è andato via?
lui è lì. Io non dico niente. Non sto proteggendo le casse, sto nascondendo le casse. Lui è il quartiermastro perché è prudente. Il tuo vecchio nemico Maxim Malan è un ufficiale di Montaigne. E dato che Seven Sea è una versione alternativa dell'Europa, diciamo, a grandi linee, Montaigne è la Francia, per far capire. Ah, quindi non siamo a Berry, non è la Montaigne quella. La Montaigne. Va bene. Non siete a Berry. Maxim Malan è un ufficiale francese di Montaigne che da qualche anno sta inseguendo te e il resto della tua ciurma, perché i Fratelli della Costa sono una spina nel fianco dell'imperatore di Montaigne, e ti ha seguito fino qua sapendo che stavi organizzando qualche cosa di... Però io non l'ho visto. No, quelli che vedi di sotto sono solo i suoi. Io non lo guardo di sotto, io sto mettendo via le casse. Io lo conosco. Lui scappa, io ho detto che lui scappa. Io lo conosco, Maxim. Sì, tu lo conosci, Maxim. C'è una tua vecchia conoscenza. Ce ne andiamo quindi, di solito le mie vecchie conoscenze. Lord Montaigne. Che non si capisce se uomo o donna, con parruca, sempre truccato, che parla così. Che palle! Io prendo il... Io cos'ho? Perché io in teoria sono... C'ho due abilità su armi da fuoco, ma anche altre cose, quindi immagino avrò una delle due. Ma tu sei un cecchino devastante! Tu sei un cecchino pazzesco. Ma quindi avrò almeno un arco lungo? Allora, o una balestra? Allora, in 7C, no. In 7C, scordati, balestra o del genere non fa per noi. Noi siamo pirati. Solo gli sgherri hanno. Noi abbiamo... Gli archibugi, moschetti. Ah, ok, perché cioè, anche noi di partenza. Non c'è l'equip, perché è il giocatore che sceglie che equip avere. Io sono un baleniere, ho un arpione gigante e ho dietro una mega asciona enorme, strana, che è quasi una mannaia per gigante. Quindi devi scegliere tu che cosa hai. Maxim, urlo, Maxim Malan, figlio di una cagna con lo scorbuto, e vado sul bordo a prendere adesso le frecce. Adesso riconosco il fuoco. Tirando fuori il figlio con lo scorbuto fucilazzo. O la cagna con lo scorbuto? Tutte e due! Cosa chiedo a fare? Tutta la soddisfazione, vecchio surrano. Mi metto proprio sul bordo a prendere le frecce e uso il mio hubris perché sono rancoroso e quando mi metto nei guai, rimanendo ancorato a vecchi rancori e cattivi sentimenti, prendi un punto eroe. E spendo un punto eroe per sparare direttamente, magari non lo vedo, ma nel punto più vicino a dove sta. Ok, scena d'azione, come funziona? Raccontacelo. Allora, ci sono le scene d'azione, come funzionano? Il master ci ha presentato la scena, sappiamo che abbiamo questi sgherri e Maxim quanto di sotto. Quanto sotto? Quanto sotto, master? Una quindicina di metri. Una quindicina di metri. Che ci stanno sparando addosso, direi di Dio, frecce, altri cazzi. Io sono avventato. Cosa dobbiamo fare noi? Noi adesso scegliamo il nostro approccio, tutti e tre assieme, cioè ognuno dice proprio il suo, ne scrive la sua azione e dice al master che cosa vorrebbe tirare. Ad esempio, tu vuoi tirare e vuoi sparare, la tua sarà un'azione di grazia o risolutezza, scegli quello dove hai più, logicamente, più skill, e mira. Come funziona? Devi prendere un numero di dadi pari ai pallini che hai, più guarda se, in questo caso qua, tu sei un cecchino, la tua abilità ti dà un dado in più per ogni azione, per ogni rischio che coinvolge l'abilità di mira. In che più sono hai... due diverse, esatto, perché contemplano due, armi quindi diverse. Sono due dadi in più, perché uno è cecchino e uno è mira perfetta. In più hai un dado in più perché è la prima volta che usi l'abilità mira. Questo ha fatto sì che in 7C cerchi di utilizzare sempre abilità diverse perché per avere sempre dei dadi bonus. Se magari ce n'è una a due, invece di usare una a tre, puoi usare quella perché saresti a tre uguale. E in più hai un dado bonus in più perché ruoli l'azione. È molto importante il ruolo in 7C, quindi più ruoli più i dadi bonus. Quindi in questo caso qua tu hai grazia. Allora, io voglio mirare dove so che quel figlio di una cagna è sempre vestito alla moda, è sempre vestito sgargiante, e quindi cerco l'unico stronzo che può essersi messo un vestito tipo Bordeaux in mezzo a un attacco. Ma io penso che tu riconosci faccia Maxime, è quello che non capisci se è donna o uomo. È quello con capello grande, dai. È dal vestito che lo capisco. Punto. Quindi tu lanci un tot per il tuo approccio. Ma prima lanci. Dobbiamo decidere. Io voglio sparare. Infatti adesso non devi lanciare, devi fare una pool di dadi. Devi prendere tanti di 10 quanti. La tua risolutezza o la tua grazia. Scegli tu cosa tirare. La tua risolutezza in questo caso perché sono incazzato. La tua mira. Più due dadi per le tue abilità. Più alti due dadi, dato uno dal tuo ruolo e uno che usi più l'abilità. Io sono lì sopra, sono impazzito. C'è una cassa lì vicino. Ce ne sono svariate. Io prendo una cassa enorme e voglio, tipo come se fossi una rissa che lancio un oggetto a caso. Quindi voglio lanciare, urlando frasi in usurano. Alfonso. Certo, è chiaro.
Che... Ma detto con calma, Alfonso. Alfonso. È vero. Cioè, è giusto. Alfonso. Quindi voglio lanciare la cassa in testa, voglio fare quindi con vigore e rissa. Perfetto. In più però voglio... Power play, paura. Si vede poco che ho editato sto gioco. Voglio fare... È giusto, allora, se lo conosci. Allora, innanzitutto Colosso. Ottiene un dado bonus di tutti i rischi dove la sua altezza sia un vantaggio. La sua stazza sia un vantaggio. Sono enorme. Certo. Lancio un dado bonus più. Poi vorrei fare... pugilatore no, perché ottiene un dado bonus per i rischi di rissa, combattiamo in nude, no, quindi solo un dado bonus in più. Mm-hmm. Però un dado bonus in più per la scena e un dado bonus in più perché è la prima volta che uso rissa, quindi avrò 4 più 3 di rissa più 2 bonus, uno perché è la prima volta che lo uso, uno per l'azione, più uno bonus della per, esatto, per la stazza. Quindi ho il mio approccio è questo. Io invece sfodero il, come si dice, il mio stocco finalmente istoriato, che non serve assolutamente a niente in questa situazione, ma fa un figo tremendo. Ok. Hai visto? È per scena! Con un sorriso smagliante, quello che voglio fare è innanzitutto guardare cosa hanno addosso i marinai, le persone che ci stanno inseguendo, che cosa hanno di valore con la mia vista di falco, cosa che mi dà un dado bonus. Okay. E voltandomi verso mio fratello gli dico: fratellino, li hai visti loro due? Dubito che ce ne andremo, quindi dato che hai degli uomini qui, chiamali a darci manforte. E utilizzo comando: spendendo un punto eroe l'eroe può spingere un gruppo ad agire. Il gruppo deve essere in grado di udirlo e, se neutrale o ben disposto nei suoi confronti, seguirà qualsiasi ordine ricevuto purché ragionevole. Comunque è la prima volta che giochi a Seven Seas, cioè sei già tre cose, cioè poi sono io il power play. Nicola non ho neanche letto Seven Seas, uso comando, 25 dadi. Allora, adesso come funziona? Tiriamo tutti quanti assieme gli incrementi. Io non vi dico. Tiriamo tutti quanti assieme i dadi. Tu non ci dici nulla, perché non sappiamo gruppo di sgherri, il villain. Quando abbiamo tirato per i dadi? Per attivare gli arcani? Attivo l'arcano. Ma è sempre nella mia azione. Puoi attivarlo o durante la tua azione, o durante. Se non è un'azione, si può attivare tu. Una cosa sola: quando attivi un Ubris, parte sempre come in questo caso qua, una scena d'azione. Quando attivi i tuoi vantaggi durante la scena d'azione, quindi quando avrai gli incrementi, ti costa anche un incremento attivarlo, non solo il punto eroe. Ok. Adesso, se tu vuoi attivare un tuo vantaggio, lo puoi attivare. Posso attivare un mio arcano? Sì, certo. Sì, un tuo vantaggio, scusa, un tuo arcano, puoi attivarlo. Allora, è una cosa che strillo talmente forte contro il tizio, una raffica di insulti, che adesso è tipo impara a bestemmiare con il computer. Tipo, Maxime Balagna Montagne, brutto mangia baguette, tua madre quella caglia con lo scorbuto, bla bla bla. E lo scorbuto? Voglio usare, sì, perché è bello lo scorbuto. È un pirata. Lo scorbuto è giusto, non mangi la frutta. Ah, tu preso svariate volte. Ho una domanda. Il pulsi. Le infezioni, pisciarum, tutte quelle cose lì. E qua dimostro di non aver capito un cazzo. Domanda. Tratto più abilità. Più vantaggi. Sì. Cosa vuol dire più vantaggi? Più vantaggi, ad esempio, in questo caso qua, ti faccio il mio esempio. Sai che ho detto gli lancio le cose addosso. Okay. Io ho tra i vari vantaggi, ho Colosso, ovvero ottengo un dado bonus in più in tutti i rischi. Come io con la mira. Qua, esattamente, dove la mia stazza è un vantaggio. In questo caso, visto che sono molto grande, sono a 15 metri, se io lancio una grossa cassa, se tu sei minuto, io sono avvantaggiato. Il famoso terreno più in alto, no? Sono fino alto! Chissà cosa sta facendo Anakin in questo momento. Che è esattamente questo. Quindi il tuo vantaggio in questo caso qua ti permette di utilizzare. Comunque, io l'insulto è talmente pesante che anche i marinai sotto rimangono tipo e voi prendete un punto eroe. Io ho 5 punti eroi già, la sessione è iniziata tipo tutti 10, gli altri eroi presenti nella scena. Ok, ma non sono power. Gli eroi sono i protagonisti, sono quelli che giocano, non contano gli NPC anche alleati o sì? No, come no. Eroi. No, in questo caso qua non sono i giocatori. Sono i giocatori. Ok. Opala. Tutti i giocatori di 7-6 sono eroi. Okay. Dammi i dadi. Oh, certo che sì. Grazie. Perché per rendere le cose semplici, i gruppi di nemici. Ma scusa, tu non hai i tuoi punti? Sì, io ho i punti. Ne hai solo due? No, ne ho tre, uno e tre. Ah, sono già ho usato uno, mi sto già scagazzando. No, ce li ho ancora tutti. I nemici, per rendere le cose semplici, non hanno delle statistiche. Non c'è sul manuale il capitolo i mostri, i nemici. La forza dei nemici dipende dal loro numero. O se sono dei villain con un certo. Ok.
spessore. Valore, spessore. Quelli che avete di sotto sono una decina di persone, quindi io in tutto tiro una decina di dadi. Ok. Ok. Voi non sapete che cosa fanno, perché il master non vi dice che cosa faranno i nemici. Voi tirate il vostro pool, io tiro il mio e poi vediamo chi fa cosa. Che fatica. No, sono 3-10. No, no, ma aspetta, devi contare. Da 8-10 devi fare le varie somme. Sì, sì, ma è sempre 10. Ovvero? Allora, io adesso per incremento, abbiamo tirato tutti i dadi, ho un 10 e lo metto qua. Ok. Poi ho 7 più 3 fa 10. È un altro incremento. Ah, poi ok. Poi ho 6 5. Più 2 più 2 è un altro incremento. Io ne ho fatti 6. Poi ho 7 più 5 un altro incremento. E questo mi rimane fuori. E me ne rimangono 2. Master, io ho 2 incrementi. Ok. Io ne ho 1. Ho 2 dadi, me li compro, cerchiamo di vendere i dadi, sono punti eroe. Io ne ho uno. Ogni dado che ti compra il master è un punto eroe, è per lui un punto pericolo, quindi in realtà sarebbe, però è figo. Ah, io ho 4 incrementi, me li compri? No, sono 4, sono 2, no, ho no. Un 10, un 10. Io dieci. Ne ho 6, giusto? Gli incrementi sono gli incrementi, i dadi che ti avanzano sono i dadi che ti avanzano. Ah, no. Allora tu hai un 0. Devi fare esattamente 10? No, no, 10 o più. Ah, infatti ho, allora io per dirti, io ho 0 che è un 10, 7 più 3 è 10, 6 più 2 è 2. 10, poi ho 7 più 5 fa 12, però è sempre più di 10 e mi avanza un 7 o un 1. Ok. Ah, a me? Ok, io ho un 4 o un 3. Io potrei comprare i suoi due dadi che avanzano. Esatto, e mi darebbe due punti eroe e prenderti due punti pericolo. Questo rende l'azione molto più dinamica, perché io adesso, io adesso ho 7 punti eroe. No, ne ho, io ho un 4 e un 3. Io vi, ma c'è un massimo? Tutto. No. Questa è la cosa che hai fatto. E a me uno. Io l'ho divisi giusti, no? 3, sì. Allora, 4, in teoria, 5, 6. Esatto, esatto, perfetto. La Madonna. In teoria, beh, io ne ho fatti, io ne ho fatti 5. Allora, in teoria il master può scegliere se comprano gli incrementi. Ok. Questa qua è una one shot, quindi io consiglio di prendere. Vai. Io abbiamo una campagna che dura da un anno, è partita il 7 giugno dell'anno scorso. Quindi, ragazzi, abbiamo fatto un anno! Yeah! Già. Okay. Sì. Già. E li compriamo, li compro sempre perché è divertentissimo. Cioè, più punti eroe hai, più disastri fai, perché attivi tutti i vari poteri. Infatti, adesso farò roba devastante. Di già copierai di Roberto, ricordiamoci. Esatto. Quindi, chi è quello che ha più incrementi in questo momento? Tu credo ne hai 6. Io 6. Allora, io un consiglio che do a tutti i giocatori: una volta avete fatto gli incredenti, prendetevi un dado e mettetelo davanti. Ecco. Ottimo, mi sembrava già. Difatti, già stavo paura a muovermi. Io ne ho 4. Guarda, io avevo preso questi pensando, li do di diverso colore, uno e gli incrementi, gli altri no, ma vai, questa qua è la cosa più semplice. Ti metti un dado davanti e basta, sai quanti ne hai. Perfetto. Chi inizia? Tu quanti lo credo? Io ne ho 5. Master, tu ne hai un botto? Ne ho 5. E che cazzo? Mica male. Inizia però Alfonso. Alfonso. Alfonso cerca il più colorito. Il razzismo qua c'è. E spara. E il più colorito, perché? Che vedi, purtroppo è solo uno dei luogotenenti di Maxim, che ha mandato i suoi uomini avanti. Ma codardo bastardo! Continua a insultarlo. E sparo in faccia al luogotenente. Volevo dire una cosa. Posso attivare qualcosa? In teoria no. Ok, niente, sparo. Quindi cosa devo fare? Allora, adesso dovresti spendere i tuoi incrementi. Ok. L'azione è un incremento. Esatto. Allora, okay. Tu adesso se vuoi sparare, come funziona? Quando spari fai subito una ferita critica. In questo caso qua, non so se il master ha previsto un villain o se è solo uno sgherro. Le ferite critiche, come puoi vedere qua dalla spirale della morte, tu ne hai 4. Quando sei all'ultima ferita critica sei inerme, non puoi fare nulla. E se sei un personaggio giocante, il master può ucciderti spendendo un suo punto pericolo e dicendo io uccido. Okay. In questo caso qua cosa fai? Tu fai tanti danni, quanti incrementi spendi? Hai 5 incrementi, se tu li spendi tutti e 5 faresti 5 danni più subito una ferita critica. Ah. Ok. In questo caso qua ci sono 5 ferite critiche, 5 ferite è già una critica, quindi faresti non solo 5 ferite e un'altra ferita critica. Io consiglio sempre all'inizio di tenerti un pochettino gli incrementi, perché per tenere vivo il gioco. Ok, poi naturalmente visto che io sono rancoroso e quello è il suo logotenente, ne spendo 5. È Roberto, è ragazzi, questo... signore e signori, ed è così che si gioca sempre. Sì. La parola d'ordine è esagerare sempre. Cioè, è scattato dalla mia cosa di rancore, gli faccio, lo voglio far esplodere perché deve vedere quel codardo di merda. Ok. Con lo scorpione. La madre. Ah, pensavo il cane, non avevo capito. No, la madre, il cane e il padre. Devo spiegarmelo di nuovo. Queste difficoltà familiari io non capisco, mia, che rossura, tu fai amore con tutti. Ho dimenticato una cosa quando vi ho fatto tirare i dadi, cioè le conseguenze.
Perché ci sono sempre delle conseguenze. Giusto? Se no, quando il master volendo 13 di volta in volta, oppure 13 alla fine. Ok, come è giusto. La conseguenza in questo caso è che... Ma la conseguenza di cosa? Le conseguenze delle azioni che state per... Ok, quindi è la non è la conseguenza del mio aver usato l'ubris, ma è la conseguenza del mio sparare. No, è la conseguenza del tuo approccio in realtà. Quando ok, io che ho deciso di il sparare. Il master ti può dire, guarda, tu spari, però ti arrivano addosso 10 frecce che ti fanno 10 danni. Ok. Con i tuoi incrementi, oltre a sparare, puoi difenderti da queste frecce qua. Ah, ok, quindi doveva dirmelo prima che li spendevo. Esatto, perché il master... Quindi per il momento torniamo a 6. No, ah no, può dirmelo anche dopo che l'ho speso. Per il momento già stai a 5, tu hai speso tutto. In teoria doveva dirtelo prima, però... Ok, il master. Ma ha detto lui che se l'è dimenticato. Se non c'è niente, quindi scegli tu. È il master. Ormai lo Claudio. Ormai è andata così. Ah, ok, va bene. No, l'unica. Basta saperlo. L'unica tu conseguenza muori. È che. Tu muori, spendo un punto e tu muori, muori. Spendo un punto pericolo e ti uccido. Ti vuole da mangiare. E abbiamo risolto un personaggio. Andiamo avanti con gli altri. No, allora la conseguenza è che sparare all'interno di una caverna simile a quella in cui. Cioè, in questa caverna nello specifico. Per cui voi vi siete arrampicati su questo costone di roccia, però la caverna non è probabilmente naturalmente fatta in un modo da reggere e qualcuno ha scavato delle parti lungo gli anni, probabilmente secoli fa, rendendo la caverna un po' più debole architettonicamente, il che vuol dire che un forte rumore come quello di uno sparo potrebbe causare dei crolli. Selvaggi, quando militavo nella marina olandese, le architetture erano diverse. Ok, io sparo uguale. 5 danni, 6 danni. 5 più una critica. Ok. Ok. Sta sparando agli sgherri o stai sparando a un villain? Sparando al sparando al luogotenente. Ah, ok, che è un villain. Ah, ok, quindi fai un botto di danni. Tu hai il fuoco, tu hai il mio rispetto. Colpisci già il adesso ti trovo la caverna in testa. Infatti dopo perdi il mio rispetto. Che mi lasci in mezzo a vuoto. Colpisci il luogotenente di Maxim al ventre e vedi che lui arretra tenendosi la pancia, che perde copiosamente sangue. Probabilmente anche se riuscisse a sopravvivere rimarrà parato. Volete tutti sanguinare per quel cane del vostro capitano? Fatelo uscire! E in quel momento senti dei sassolini che ti crollano in testa. E vedi che sopra la volta della caverna sta iniziando a spaccarsi. Ti ricordi stalattiti e stalagmiti? Non è quello il modo di vabbè, fa niente. Non avete molto tempo prima che la caverna crolli su di voi. Non sta ancora crollando, ma tra poco crollerà. Ma come cosa rientra il movimento invece? Niente, ti muovi quello che vuoi. C'è un posto che mi sembra un po' più sicuro, solo l'ingresso sta crollando? No, sta crollando la volta, non l'ingresso. Il problema è che sta crollando tutto da sopra. Ricordatevi che Sevi è molto dinamico. Quando è il tuo turno, hai 30 secondi, letteralmente, per dire quello che vuoi fare. Per dire cosa vuoi fare, perché basta. Ciao. Hai perso l'azione per questo turno qua. Me l'ha detto solo adesso le conseguenze. Però. No, solo per spiegarti. Sì, sì, no, io guardo in alto e se vedo se c'è un posto sicuro, se no rimango fermo. Faccio lì. Faccio un esempio: ti ricordi l'approccio che ho detto io? Scusami, Claudio, quanti incrementi hai tu? 3. Quindi adesso no, tu ne hai 5. Quindi toccherebbe al master. In questo caso qua, io ne ho 4. Visto che sta succedendo questo, il mio approccio era lanciare giù le cose. Io posso cambiare il mio approccio, cosa che farò, spendendo un incremento. Io spendo un incremento, cambio il mio approccio e sarà quello di salvarvi il culo. Ah, ho capito. Ok. Perché non sai mai cosa può fare un altro. Mentre tu dicevi, voglio sparare al tizio, lui sparava e lo uccideva, cosa fai? Cioè, certo, sì, esatto. Giusto. Okay. Ho capito. Oppure voglio ammazzare il tizio, e l'altro dice voglio legarlo per torturarlo. No. Esatto, ma avevate 5 pari a testa? Cioè, lui era 6, quindi adesso 6, sono a 5, quindi siamo pari, quindi vince il banco. Esatto. No, lui era usati tutti e 5. Ah no, lui era usati tutti e 5. Quindi scusa, fammi capire. Tu arrivi a capire quanti... È l'iniziativa, prendiamo esatto, cioè tu fondamentalmente descrivendo il tuo approccio determini la tua iniziativa. No, incrementi... descrivendo l'approccio descrivi la tua azione. Lo so. Dopodiché si tirano tutti quanti i dadi, chi ha più incrementi parte per primo. Lo so, ma tu i dadi che hai tirato li hai tirati descrivendo un approccio. Esatto, esattamente. Quindi l'approccio con cui tu ti atteggi non è lo stesso con cui necessariamente risolvi poi con iniziativa. Ho capito. Semplicemente ti costa di più se cambi approccio. Premetto, adesso Roberto ha usato tutti i suoi 6 approcci, tutti i suoi 6 incrementi. Lui poteva utilizzarne 5, in questo caso c'era il palleggio, lui è master. Il master va sempre prima quando c'è pareggio villain.
lui poteva usarne anche due, arrivava a quattro, dopo toccava al master, eravamo io e lui pari, 4 e 4, si sceglie chi va per prima. Ho capito perfettamente. È veramente velocissimo. Capito, capito. Ma loro, essendo una squadra di... permetti assassini, sto già guardando, io sto già... No, di duellanti. No, vabbè. Ecco, il master in questo caso qua è uno stronzo. Beh, però, Claudio si comporta. Sì, è corretto. È giusto. Usa un punto. Sì, usa un punto. Perché tutti questi punti? Perché ho comprato... Ha comprato i nostri dadi. Sì, vabbè, ma i 9... Eh sì, ha comprato i nostri dadi. È giusto. Due a testa. Si fa la... Ti distrai ed è un attimo qua, E tac! E ci andiamo a cercare. Compriamo i dadi, vendiamo i dadi al master, su, vai! C'è sex. Il luogotenente di Maxim, che ha cacciato per terra, però punta la mano verso Alfonso e gli dice: colpitelo, colpitelo, non lasciatelo scappare! E svariate frecce partono simultaneamente verso Alfonso, che viene colpito. Svariate frecce quante? Svariate frecce per... Hai ora... presente la prima puntata di American Gods? Sì, esatto, stavo pensando esattamente questo. Ma perché forse visto... un po' over the top. Visto che io sono davanti enorme, ho detto, non si sa mai che magari me lo becco in faccia. No, no, però Alfonso subisce due ferite. Alfonso, tu non prendi il castigliano che fa ferite. Con il primo attacco. Questa... Segno 2x su pallino. Questa non è l'O3. E dato che sono dei duellanti, possono, avendo speso il punto pericolo, attaccare una seconda volta lo stesso eroe. Io sono davanti, vieni fuori, cane! E ti colpiscono altre due frecce. Ah, mi prendono di nuovo? Eh sì. E tu prendi tante frecce a tiro in petto. Ma più diventi ferito, più diventi forte. Esatto. Sì. Più ho dato bonus, tutti i rischi. Allora, quando tu prendi le ferite critiche, inizia a essere sia più forte tu, ma sono più forte anche i nemici. Loro. Alla prima ferita critica vuol dire che hai un dado bonus ogni volta che effetti un rischio, ovvero una prova. Alla seconda ferita critica i malvagi hanno due dadi in più. Alla terza ferita critica tutti i tuoi 10 esplodono. Vuol dire che ogni volta che fai uno zero naturale sul dado, lo ritiri e lo ritieni, lo tieni sempre con l'incremento e continui a iniziare. Vuol dire che Roberto diventa immortale. Esatto, conoscendo il culo che ha avuto è imbarazzante. Al quarto invece sono volatili per diabetici. È chiaro. Per essere, per non dire parolacce, perché sei inerme. Quando sei inerme vuol dire che tu sei per terra, non puoi fare nulla. Puoi spendere un punto eroe esattamente per agire, come dice quel vademecum. Ma il master cosa può fare? Il master può usare, ed è la cosa più atroce di quanto, un suo punto pericolo per dirti: io ti uccido. Quando sono inerme? Sì. Ma può farlo immediatamente? Può farlo immediatamente, sì, ma un giocatore, io o Claudio, possiamo usare tutti i nostri incrementi per dire: no, mi metto davanti e ti blocco, ti faccio un culo così. Ma aspetta, tutti i tuoi incrementi rimasti? Tutti i miei incrementi rimasti. Non importa quanti siano. Quindi è buono quando te ne sono rimasti pochi. Oppure è buono se il master vede che tu ne hai due e lui non ne ha nessuno e fai: io ti uccido. Ah, perché lui non può usarli. E non posso usarli neanch'io e facciamo ciao Alfonso. Perché tu non puoi usarli? Perché io l'ho finito, lui li ha finiti. Ah, se abbiamo finito. Sì, se li abbiamo finiti. Faccio esempio, tu adesso li hai usati tutti. Però basta che li usa uno. Uno solo. E finché non ha reso inerme anche chi li ha usati, perché è come se ti facesse il difensore, non può più ucciderti. È molto difficile morire in 7C. Ma non è impossibile, ve lo posso assicurare. Ehi, Claudio, ti ricordi? Ora, io ho speso 4 incrementi in tutto. Ok, io ne ho 4. Quindi io adesso ne ho uno, lui ne ha uno, io tu ne hai 4, lui ne ha 3. Quindi io tocca a Yuginev. Io vedo la scena dove vedo il mio compagno ferito da 4 frecce. Sono molto contento di come ti sei comportato. Anche perché sto ancora mirando, esatto, io. Esatto, sei così con le frecce addosso e sei ancora così. Il mio capitano è dietro e non posso permettere. Io adesso farò la mossa del power player. Pipino. All in. Uso un punto eroe e faccio aggressione sconsiderata. Spendendo un punto eroe sconfiggo subito un'intera squadra di sgherri, prendendomi però io una ferita critica. Quindi io mi segno una ferita critica. Descrivimi però, cosa fai. Ma aspetta, ma subire una ferita critica vuol dire che ne hai subite 5 no, o solo no, la critica? Io mi segno solo la critica. Quindi adesso finché non ne prendi poi, altre 9, esatto, non vai a... Esattamente, infatti mi segno la critica. Non vai a... Però naturalmente... Okay. È inutile dire i fatti se non si narrano. Esatto. Allora, io ho la cassa in mano. Vedo tu che spari. Dai, io apprezzo molto quello che il tuo capitano stai dietro. E però vedo 4 frecce che arrivano. Impazzisco.
Prendo la cassa, la apro. Cosa c'è dentro la cassa, Master? Dimmi, ci sono cose che fanno male. Ci sono in realtà dei vasi che probabilmente hanno anche un certo valore perché probabilmente sono molto antichi. D'armi! Pieno di armi grosse! Io prendo i vasi, li metto uno per vasi dito, no. Li prendo gigantesco, con una mira fotonica, grazie al capitano che, essendo stato tanto un tempo in marina assieme, mi ha insegnato la vista dell'aria. La balistica, la balistica. Grazie capitano, tu mio compagno ferrieto, questo io non posso perdonare mai. Lancio tutti, quanti sgarri ci sono? Erano 10 in tutto. Uno per dito, giusto? È perfetto. Ho un vaso per... Beh, io sono colosso, ho delle dita che sono salsicce. Lancio 10 vasi addosso agli sgarri, colpendoli tutti quanti. Il problema è che, esultando, sento un cric alla schiena. Ah, proprio hai una certa età. Dolore, lo prendo. Dolore! E vi abbasso, quindi mi sono preso una ferita critica perché ho sgravato 10 vasi, penso che peseranno almeno 20 kg l'uno, ho lanciato 200 kg. E ti dico anche come mai il dado hai il dado bonus adesso che corre rischi, perché io ti dico, però Yevgeni, però Yevgeni, alla tua età queste cose non è che le puoi fare così tranquillo, ormai hai una certa età e tu ti incazzi durissimo, ti sale un crimine. Capitano, 55 anni e gioventù e usura! È d'accordo, ma perché fa freddo e non vi usurate, qua fa caldo, ci guarda usuriamo. Che diverso. Togliti un punto eroe. Togli un punto eroe. Togli un punto eroe. Master, perché usurano è veramente brutto. Beh, bellissimo, lì non c'è più nessuno. Noi potremmo andare. C'è anche il perché... villain, c'è il villain, c'è cattivo. Vedi, ho ucciso gli altri, ma scritto. Le ha uccisi tutti, dobbiamo andare giù. Che ha ancora un incremento. Le ha uccisi tutti, dobbiamo andare giù. Tocca... Quindi tocca a me adesso. Io ho usato solo un incremento, io ne ho ancora tre, però vai prima tu. Allora, io cambio il mio approccio perché non mi sembra più che ci serva manforte dagli amiconi di mio fratello. Ne ho ancora due, quindi se ho capito bene tocca ancora a me. Quello che faccio è... Ma tu però hai già fatto quello del comando perché hai speso il punto. No, lui se ha altri punti può spenderne altri. No, però lui adesso vuole il suo approccio era dirgli ai tizi andate e picchiate quelli sotto. Però lui ha speso il punto per fare comando. Tu hai preso il punto per fare comando? No, non sì, speso. Sì, l'aveva speso prima. Ah, e non avevo capito perché pensavo che attivare... lo spendi... E me ne riprendo uno. Lo spendi nel momento in cui è il tuo turno e spendi un incremento e un punto eroe. Ah, ok. Se non è una scena d'azione spendi solo il punto eroe. Se è una scena d'azione spendi... Però se lui adesso voleva andare avanti con incitare i tizi doveva solo spendere il punto eroe e l'incremento. No, lui l'aveva già speso prima, quindi in questo caso... Tizi che voi non sapete se e quanti siano perché tu hai visto solo tuo fratello per ora. Sì, esatto. Beh, io ho dato per scontato che avesse degli uomini. Quindi adesso cambiando l'approccio non teniamo di speso il punto eroe. Grazie mille. A questo punto cosa faccio? Visto che il mio teoricamente inutile stocco, che però è estremamente lucido e lucente, perché io da bravo ex marinaio di carriera qual ero, lo lucido ogni giorno, ok? Sembra che io l'abbia tirato fuori perché sono un deficiente. E invece che cosa faccio? Con la mia vista d'aquila vedo che qualcuno delle fra gli sgherri che lui ha colpito con i vasi è ancora quasi cosciente, sta puntando verso di me, sta puntando verso di loro col fucile, ma io con lo stocco rifletto la luce del sole, gliela mando dritta negli occhi e voglio fare in modo che lui, accecato, spari al luogotenente. Nice, seems legit, mi piace molto. Uso in questo caso spendi due incrementi. Sì, spendo due incrementi, spendo, quindi l'ho finiti, anzi, sì, perché ho cambiato... No. Uno, sì, con uno è cambiato uno per cambiare e uno per l'azione. E con questo me ne esco? No, ne è ancora uno, perché uno per cambiare... In tutto sì. Spendi. In tutto, ok. Per fare questo spendo due incrementi, me ne rimane uno. E il tizio un po' accecato che si sta accasciando proprio sul fucile, in realtà il colpo parte più per errore certo. Che per un tentativo di sparare a voi è andato male. Colpisce di nuovo il oh, ma dai, scusa! Capitano, adesso capisco perché tu sei capitano. È tutta questione di carisma. La panache, la figaggine. E vedi che il villain sta arretrando, ma mentre sta arretrando, dato che a tutti rimane un punto... No, tu ne hai tre ancora. Ulla! Tocca ancora a te. Vedi che lui sta arretrando, colpito di nuovo da un'altra fucilata, questa volta di striscio di uno dei suoi sgherri.
e sta arretrando verso l'ingresso da cui sono arrivati. Prendi un altro vaso piuttosto. Ti rendi conto che ha una specie di sigaro acceso in bocca. Allora, io a distanza ho una certa età, ho 55 anni, sono molto galvanizzato dalla scena fatta dal mio capitano. Secondo me sta accendendo della dinamite. Ah, una roba in bocca. Non ah, per forza. Cioè, hai visto abbastanza i team per sapere che succederà. Sguardo di ghiaccio, uso un punto eroe. Devo uccidere mio capitano! Mi lancio di sotto, 15 metri. Lo andremo a prendere. Non c'è neanche più d'accordo. Non esistono quindi le reazioni o qualcosa del genere. Non ci sono reazioni. È molto così veloce. Cioè, quindi in base io non posso fare niente mentre tu prendi e ti lanci di sotto. No, adesso no, perché hai zero incrementi poi. Spendendo punti eroi. Se hai punti eroi che ti permetti di fare qualcosa, ad esempio c'è comando o c'è intimidire qualcosa. No, scusami, volevo fare una cosa. Tu hai spendi un punto eroe, l'eroe può spingere un gruppo da genoma. In questo caso qua non hai incrementi. Adesso in questo caso non puoi fare nulla. Ecco perché ti ricevono spendere subito tutti i tuoi incrementi. Però tipo manualità, io posso riparare una cosa, bla bla bla, fare un piccolo miracolo con le mani. Sì, non dice che devo spendere un incremento. Questo qua puoi fare. Ah, allora io spendo un punto eroe mentre lui sta saltando. Prendo il pezzo della corda che lui ha tagliato. Faccio il nodo più rapido mai visto nella storia della marina e pirateria mondiale. La leggo al volo e gli lascio la corda giù in modo che lui possa scendere con la corda. Allora, mentre mi sto lanciando, capitano, mi lancio di sotto. Mentre mi lancio vedo una corda che arriva, sono 15 metri, la prendo. Questo furbo in effetti. Prendila! Me la tolgo, me la attorciglio intorno al braccio. Si tende, io mi butto, camminata eroica sulla parete, tiro fuori la mia mega mannaia e uso tutti e tre incrementi per tirarla in faccia, per tagliare il quindi viso. Camminando esattamente tagliando il viso, tutto quanto del villain. Io non faccio cedere il tuo candelotere di Ramirez, schifoso Montaigne uomo donna. Io guardo lui, guardo il nodo, guardo la corda, mi volto verso di te e ti dico: ecco perché tu sei il nostro uomo, vedi. Quanto è mastro? Sentite urla da sotto. Io uccido te da Sjerska, Matushka! Matushka grande usura, padrone! Tutti in ammetta, Kai! Voi avete detto un cazzo da sotto. Ti ricordi quant'era silenziosa la nave prima che lo reclutassi? Però non è male! No, infatti ha portato una ventata proprio di freschezza! Certo, i vasi, io avrei preso l'altra cassa con le armi che si potevano recuperare. Sì, forse. Mentre tu arrivi di sotto, ti rendi conto che effettivamente lui aveva tirato fuori un candelotto di dinamite. Vedi? Aspetta, altra ultima domanda. Ce ne avrò altre. È rimasto un incremento. Sì. Perché non possiamo usarlo? A chi è rimasto un incremento? Io uno. Anch'io ne ho ancora uno. Io ne ho spesi 5. Ma non è finita l'azione, eh? Ah, ok. E anche tu ne hai ancora uno. Sì, uno. Infatti, io li uso tutti e tre perché io in questo caso. Ma quindi io col primo devo spendere anche l'ultimo. Potevo fargli un danno in più per dire. Certo, prima sì. Io adesso ne ho spesi tutti pensavo e tre. Pensavo dovessi tenerne uno per forza. Ti faccio tre danni. Pensavo dovessi tenerlo per forza. No, anzi. Quindi siamo io e lui. E te. E me. Finita l'azione, dopo che io mi fermo. Ho una serenità. Tu gli hai il tagliato, tizio è ancora in piedi? Tu gli hai tagliato praticamente che è reso quasi inutile. E lui sta tirando fuori il candelotto di dinamite con l'altra mano. Quasi gli cade. Però aspetta, lui... Visto che ha fatto la corsa sulla corda, adesso è un po' lontano perché sta tornando indietro. Io sparo al candelotto. Ma io tocca prima a me. Ok. Sì, perché è sempre il vantaggio del parità. Parità c'è sempre. Senti la mia voce da lontano con la vista d'aquila che vedo il candelotto che si accende. Dico: non soffiarci sopra, si brucia più in fretta. Ma come non si brucia? E uso un punto pericolo per attivare una capacità speciale del villain che è usare la dinamite. Questo gioco mi piace. Che dia di merda. Questo gioco mi piace tantissimo. Che idea di merda. Lui accende la miccia della dinamite, la lancia in avanti, inizia a trascinarsi continuamente sanguinando fuori. La miccia sta bruciando, ma avete ancora modo dov'è di la miccia? Fare qualche... Ma è ancora in aria il candelotto? No, l'ha lanciato per terra, lui vuole far crollare... Ah, la grotta. Chi è che ammira però? Io provo a sparare alla miccia. Grande! Ti do grande, cazzo, per forza, grande, dai, grande! Per forza, chiaro. Grandissimo! Tu spara! Io ogni tanto sto sputazzando, io sono come che un pazzo per eroe. Sì, no, perché ho già tirato. Come si fa? No, i dadi in più è solo prima. No, di è solo tirare. Prima, solo prima di tirare, solo prima di tirare. Perché ho visto che se tu aiuti un altro, gliene dai tre. Ma io a differenza di uno. Tu prima del lancio, sì? Tu puoi usare un punto eroe per te stesso e prendi solo un dado in più. Ok.
Io posso usare un dado per un punteroe per un altro, non so, lo do Roberto. Sì. E lui tira tre dadi in più. Solo uno, cioè non possiamo darglielo se io che te lui ne prende sei. Allora aspetta. Io devi farlo prima di tirare i dadi. Lo so, ma attivando questa virtù posso eseguire la prima azione anticipando chiunque altro nel corso. No, questo qua è all'inizio. Ad esempio, adesso ve lo digli, visto che sono giù, usa la tua incremento per darmi un'opportunità. Certo. Però allora faccio il power play. Un mio incremento per approfittare quell'opportunità. Non è zero, sto solo ruolando e sputazzo. Allora, io seguendo il suo esempio faccio il power player. Bravo. E io mentre mi calo dalla corda scivolando mentre sparo, che ricorda molto il sartiame. Chiaramente sì, è una corda. Guarda, quindi, sta vedendo di attivare sopra e gambe, si vuole buona vita che si flagella. No, era un dado bonus, dovevo farlo prima. Vabbè, lo faccio lo stesso. Lo faccio lo stesso sparando, quindi basta, sparo e basta. Siamo in sintonia io e te. Cosa devo fare? Basta. Niente, scegli di spendere il tuo incremento per sparare. E ci riesco automaticamente. Certo! Ah, tu sei un sei un eroe. Cioè, questo qua è una scheda appena fatta di livello, chiamiamolo così, uno. Non esistono i livelli, se avessi. Okay. Come si va avanti, se avessi, con le storie? Su questa è una one shot, quindi non c'è. Però tu ti fai la tua storia personale, oltre alla campagna che fa il master. Sei Alfonso, la tua storia sarà il titolo, il fucile di mio padre. Mi hanno rubato il fucile di mio padre e voglio recuperarlo. Quindi scopo, recuperare il fucile di mio padre. Ricompensa, aumentare di uno mira. Ok. Step 1. Trovare informazioni su chi ha rubato il fucile di mio padre. In questo caso qua, tu hai già due punti in mira. Dovrà essere una storia di tre atti. Perché devi arrivare al terzo punto. Quindi atto 1 sarà trovare informazioni sul fucile di mio padre. Una o due sessioni trovare informazione. Atto 2. Sfidare a duello a pistola chi ha rubato il fucile di mio padre. Atto 3, riportarlo sulla tomba di mio padre. Una volta che tu sei, che sei cresciuto, aumenti. E così tu inserisci tuoi elementi di background all'interno della storia, oltre agli elementi di background che metti. Cioè, è una delle cose più belle che abbia mai sentito in vita mia. Cioè, hai capito? Non ho mai visto un avanzamento di livello bello così. No, cioè, ragazzi. Cioè, poi il gioco posso anche dire, vabbè, è sborone, ma magari non lo giocherai. Però sta roba degli avanzamenti di livelli fatti così è fuori di testa. Io logicamente. Comunque io sparo mentre scivolo. Però se mi piace un casino. E atterro sotto. Pronto a andare verso a inseguire il tizio per sparargli alla schiena dopo. Quindi hai sparato sulla miccia? Sì. Hai sparato sulla miccia? Mentre io scatarro. Io non guardo neanche io perché io sparo da sopra e poi mi calo perché tanto sono sicuro di averla presa. Perché sono un cecchino. Capitano, tu guarda, io spendo miccia con mio catarro. Tu hai ancora... Bravissimo! Ma grazie, capitano! Con il mio incremento... Io spendo il mio incremento per... Puoi inserire anche elementi. Adesso che è finito frente tutto, cioè adesso beh, ancora vivo il villain in cui non puoi ucciderlo, però puoi inserire anche degli elementi, delle opportunità, quello che vuoi. Pensa quanto siamo strozioni di Fumble, perché era esattamente quello che stavo pensando. Io ho un'altra domanda, allora. Sì? Se io ho un ultimo incremento. Sì. E voglio cambiare la mia azione, non posso. No, perché il tuo incremento cambia l'approccio, quindi non ha senso. Se ne hai due, sì, se ne hai uno, non. Se ne ho uno, lo scarterei e quindi... Sì, ad esempio, lo sai, se tu inventi e dici... Il master ti può dare un'opportunità, quindi ti vedi che nel vestito dello sgherro c'è qualcosa. Okay. Oppure puoi chiedere, basta usare un incremento per ispezionare gli sgherri e vedere se trovo una lettera del vettore. Ah, ok, figo. E infatti, io, il mio incremento, dato che comunque all'inizio il mio approccio era di parlare con mio fratello, ok? Il mio ultimo incremento lo spendo per dare un'occhiata così di sfuggita a mio fratello e capire se per caso mio fratello... è molto stupito delle persone che ci stanno inseguendo, oppure no? Ok, ottimo, perché quando ti giri per guardare dov'è tuo fratello, non lo vedi. Ah, vedi? Io... Ah, oh Morgan. In quel momento senti un colpo di pistola provenire dal tunnel da cui se n'è andato il luogotenente di Maxime Malan. Sentite il colpo di pistola, un leggero fumo che esce dal tunnel e Alfonso, che è lì davanti, che stava per inseguire il luogotenente nel tunnel, vede uscire dal tunnel tuo fratello. Non hai idea di come sia finito lì in così poco tempo. Siete in tre! Bravo! Si vede che hai imparato a scappare quando ti inseguivo. Guarda come sei diventato veloce. Aspetta che scendo, eh! Io faccio altri tipo due, qualche metro avanti e strillo di nuovo insulti a Maxime Malan. Fatti vedere, cane! Dove sei adesso? Sono morti tutti! Temo che non lo troveremo qua. E non farti trovare! Ma lo sai. Scusate, capitano. No, mi piace questa tua ubris. Sei sceso anche tu? Eh? Sei sceso anche tu? Sì.
Noti anche un'altra cosa di tuo fratello. Ha le mani sporche di sangue, pur avendo sparato con la pistola. Fratellino, non avrai mica fatto, non so, qualche patto strano? Cioè, io... sai che non sono esattamente la persona più morigerata del mondo, sai che non sono esattamente una persona che si potrebbe dire prudente. Sai che, vedi un'altra cosa e poi continui la scena. Sì. Sta pulendo un cappello con una lunga piuma, che è molto poco tipico delle isole di Avalon da cui venite voi. È molto più tipico di Montaigne. E se lo mette in testa. Non è il momento di parlare di certe cose. Credo che qualcuno sia già andato ben oltre. E dato che voi, poveri idioti, non avete nessuna idea di quello in cui vi siete invischiati, beh, e che il vostro amico castigliano vi ha trascinato fino qua solo cercando la più buona bottiglia di rum che i sette mari abbiano mai visto. È un'ottima motivazione. Era forse una motivazione sensata. Forse no. Ma voi avete idea di che cosa avete sotto le mani? Ti pare? Non avete minimamente idea di quello che avete sotto le mani. Lo vedo nei tuoi occhi. I tuoi occhi vacui e stupidi, come quando eravamo bambini. Io sono semplicemente un prodotto dell'innocenza. È diverso. Io sono puro. Sono una creatura pura. Non sono stupido. Puro è solo il modo molto educato ed elegante che hanno i nobili di Montaigne per dire idiota. Sono nobili per un motivo. E si avvicina verso Alfonso, gli prende la... Ehi, lascialo fare, in mano il fucile e sfila una piccola un piccolo foglio di pergamena che Alfonso aveva infilato nel cane del fucile, nel okay, calcio sì, del fucile, come porta fortuna. Certo. La tira fuori e fa: questa è la mappa per il più grande tesoro che te abbia mai visto. E voi la tenete nel calcio di un fucile? La stava tenendo da parte, pensando che sia rum? Quindi tu mi stai dicendo che il più grande tesoro che io abbia mai visto non è rum? Pensavo e fosse... E ti allunga la mappa. La prendo. Leggi cosa c'è scritto sopra. Va bene, va bene. La apro. La apri. È in francese. È in montagnese. Ok, in montagnese. Croissant, je suis la fontaine de la jeunesse. Beh, forse non è rum. D'accordo. Certo che non è rum, a meno che il rum non renda eternamente giovani. Beh, senti, è chiaro che io ci tenessi un po' meno di te. D'altra parte, se tu il fratello maggiore cominci a mostrare i segni del tempo, io ancora non ne ho bisogno. Ma capisco che tu ne abbia estremo bisogno e che cominci a sentire l'età che incombe e potrei decidere di darti una mano. I segni del tempo sono questi, indica Yevgeni. Beh, io sto ancora penzolando con un braccio, se li ha affannato. Io cerco di recuperare quello che si può recuperare dei vasi, cioè niente, e vedo cosa faccio. Tu prendi le armi, fa bene prendi armi. Ragazzi, bisogna fare un inventario delle casse. No, il mio fratellone in effetti ha qualcosa di più importante. Il fratello di Kyle ha tirato fuori dal calcio del tuo fucile un foglietto che tu avevi infilato dentro pensando che fosse la mappa per arrivare a una scorta di rum nascosta, che era un ottimo rum. Dov'è il rum? Esatto, per noi era un'ottima motivazione. E l'ha data a suo fratello dicendo: secondo te questa... La mappa del rum! No, in effetti c'è scritto fonte dell'eterna giovinezza. Il rum! Pensavamo fosse quello, nel senso che ti senti molto giovane. Potrebbe essere più letterale. Potrebbe essere più letterale. Cioè ti fa diventare un bambino? Tipo non ti fa invecchiare. Cioè, nel senso, ci sono leggende su questa cosa. Sì, non ci credo in quella roba lì. Beh, diciamo che sono come... Comunque qui c'è della bella roba. E faccio una lista di tutto quello che c'è. Gli anni passano, Kyle, ma tu ti affianchi sempre a degli elementi che ritenere idioti è un complimento. Io mi affianco ai cuori più puri. Capitano, io posso spaccare faccia di questo? Cioè, innanzitutto non devi chiedermi permesso, sei un marinaio libero, puoi fare quello che vuoi. Secondariamente, è mio fratello, gli voglio bene. Avete idea di come leggere questa Io mano? Uso un punto eroe. Vai. Visto che non mi va bene come sta parlando a me, al mio capitano, alla mia ciurma,
e uso sguardo di ghiaccio. Spendendo un punto eroe, l'eroe intimidisce un altro personaggio. Posso fare o che eviti di affrontare un pericolo, o che ottengo subito accesso a un luogo riservato, o lo faccio sparire dalla mia vista. Ok. Capitani, lo prendo per tutte il collo. Tutte e tre queste cose in questo momento vanno bene. Lo prendo per il collo e lo alzo, guardo i miei compagni e faccio... Capitano e quartermastro, cosa faccio? Io spezzo? Io lancio giù così lui non rompe più balle? Io oppure io faccio dire l'uovo? Fai quello che vuoi, io devo finire l'inventario. Io faccio finta di ignorare. Se tu trovi vodka, io vorrei tanto vodka adesso. Vodka, rum, whisky, qualsiasi cosa. Io spendo un punto eroe. Lo sto tenendo. Spendo un punto eroe e faccio comando. Dato che questo è un gruppo di persone che non sono né ostili, né al massimo neutrali verso di me. Con un sorriso continuamente, cioè comunque smagliante, si sente però una nota d'acciaio nella mia voce e dico: signori, qua in realtà siamo tutti amici, puoi metterlo giù e lui potrà smettere di insultarci gratuitamente, perché se è vero che c'è un tesoro è più probabile che potremmo raggiungerlo insieme come persone civili quali siamo. Io appoggio. Allora, fratello, ha ragione. Vedi a chi mi accompagno? Mi accompagno a persone con lo spirito e le braccia di ferro. Appoggio. Sì, una persona che quando troverà ciò che stiamo cercando la strapperà probabilmente a metà, ma immagino che servirà a strappare delle teste nel frattempo. Beh, la fonte dell'eterna giovinezza potrebbe magari... Io strappo solo se dopo qualcuno aggiusta, se no male che vada a rotto e basta, pazienza. È la base di ogni buona collaborazione, c'è qualcuno che strappa, c'è qualcuno che aggiusta. Ma, dicevamo, in effetti no, non so come leggere questa mappa. O meglio, diciamo che mi ero applicato. Ti ricordi quando c'era il nostro tutore a studiare le basi della lingua come te? Però io poi inseguivo con Nelle e tu ti impegnavi. E diciamo che ognuno ha avuto i frutti per quello che ha fatto, ecco. Quello che stiamo cercando... Scusa, gli do da bere. In questo momento non credo che servirà. Hai del whisky? Sì, era in quell'otre. Dai, qualcuno avrebbe del whisky? No, in effetti... No, io nascondo la cassa dove c'è scritto whisky. Sopra coprendo l'etichetta. Gli uomini di Malan erano arrivati fino qua cercando qualcosa di specifico. E la fonte dell'eterna giovinezza, come tu hai tradotto, non è un luogo. Pensa a fare rum con acqua di fonte dell'eterna giovinezza. E non è nemmeno una fontana. Vodka con acqua di eterna giovinezza. Tutto quello che si fa con l'acqua potrebbe essere... Signore ricco di ossuola! No, ma non è una fontana, ma una fonte. Con quell'acqua potrebbe essere la cosa migliore del mondo. Alfonso, io ti propongo già una Alfonso Yagnefni Association. Sì, signori, basta speculazioni in su. Ascoltiamo il fratello acculturato. Tendenzialmente sfigato. Insomma, far vendere in tutto il mondo. Stiamo cercando un libro. Abbiamo accordo. Un libro. Ti passo la bottiglia di whisky. È una fonte. Oh, un libro. È un libro, una fonte, cos'è? Scusa, io non c'è. Fonte, cioè, di eterna giovinezza. Ci sarà la ricetta per fare la birra con l'acqua della fonte della giovinezza nel libro. Guardo mio fratello con uno sguardo di intesa e gli dico: probabilmente è esattamente così. Se il capitano dice questo, io fido ciecamente. Sì, è un libro che indica come fare la birra. Beh, magari il nostro non... accordo sarà perfetto. Abbiamo anche ricetta. Bene, quindi andiamo. Non so se c'è proprio la ricetta. Certo, ricetta, il capitano ha detto che c'è fare. Ricetta. Fratello, il capitano ha detto che c'è ricetta. Dentro il libro c'è ricetta. Se non c'è ricetta, spacco bottiglia. Ma famiglia. Semplice. Quindi famiglia, famiglia, tutte esatto. Due perché sono famiglia. Ho detto famiglia, no? Ok, famiglia. Ricordati, è sempre meglio essere conviviali. Fai, accendo griglia, sfamo famiglia. È meglio che non spacco bottiglia, ammazzo famiglia. Se tu spaga bottiglia. Sono per votare il nuovo capitano. Uff. Ma scusami. No, quando spacchi la bottiglia, curati almeno che sia vuota. L'ultima volta hai versato un sacco di rum per niente. Infatti, dopo seduto alle care, tutto. Sì, è che la seconda con volta. Con sangue e altre cose non era molto bello. Appunto, infatti. Beh, fa niente, diciamo che possiamo andare. Beh, mettiamoci di buona lena e buon passo a cercare questo tesoro prima che prima che il tuo fantastico tremendo nemico è credo quello che sia già andato avanti. Maxim, vorremmo precedere Maxim, è vero? Certo. Ma in tutto ciò, scusa, capitano Morgan Dexter? Sì. Dov'è? Io. Lui è Morgan Dexter. Io sono Kyle Dexter. Fratelli. Ah, no. Capitano Morgan
Morgan Dexter. Maxime Montaigne. Ah, sì. Maxime Montaigne è quello un po' culo, amico. Sì, esatto, è proprio amico lui. Amico, amico, sì, esatto, con le dovute virgolette. Tutti i nomi strani, cioè da me nomi più semplici. Ivan Yazdanovic, Karabedasnicevic, i nostri nomi strani come Alfonso, Morgan, Maxime, nomi strani. In effetti sono molto difficili. Detto questo, lui probabilmente è qualche passo avanti a noi perché noi siamo stati qua a parlare, cosa che io sapete amo fare, ma mentre si cammina. Io sono capitano, io ho detto come un piccolo mulusco. Ora, se posso avere la mappa, magari. Tutta tua. La prende. Tanto abbastanza. Non saprei leggerla. Tengo mano sul gomito, non si sa mai che scrive. Ah, a proposito, io mi prendo. Dopo avergli dato la mappa, così a minchia di cane, prendo avventato. Ok. Mi sembra giusto? Mi sembra abbastanza okay. Avventato. Va bene. Sto imparando a giocare questo gioco. È vero che ti piace. Un sacco. Da questa parte. E proseguendo nella direzione in cui effettivamente stavate inizialmente andando, prende uno dei cunicoli che ci sono nelle caverne dove li trovate, che sono sulla costa della Castiglia, e prosegue verso l'interno della caverna per qualche decina di minuti. Qualcuno effettivamente è passato qua prima di voi, perché oltre alle casse che avete trovato in cima al costone di roccia, ci sono già delle torce. Accese. Alcune sono accese, alcune non sono state accese, ma sono pronte per essere accese. Una sì e una no sono state accese. Quanto sono grandi i cunicoli? Perché io sono un armadio, quindi capire, cioè ci passo... Ci passi un po' a fatica, non devi proprio piegarti sui gomiti, però... Però sono tutto rannicchiato. Devi stare un po' ingorbito e rannicchiato. Tutti nani in sto paese, comunque. Dove siamo? In Castiglia. Ah, siamo a Castiglia, perfetto. Lungo la costa della Castiglia. Ah, perfetto, perfetto. E per la precisione, lungo la costa sud, molto vicini... All'isola del Vaticinio. Esatto, molto okay. Vicino all'isola del Vaticinio. L'isola del Vaticinio, Vaticinio è più o meno il Vaticano, un po' tu rigirato. Trova il nome che... Che messa? Però la papessa è morta. Ah. Oh, povera. Io non credevo lei, però era una donna buona. Sì. E non l'ho mai conosciuta. La chiesa del Vaticino fosse da mangiata. Crede nei quattro profeti, tre di cui si sono già palesati e il quarto ancora deve arrivare. Quello che hanno tirato fuori prima è il libro del quarto profeta, che non dovrebbe esistere perché il quarto profeta non è ancora arrivato. Soprattutto perché se arriva il quarto profeta da antiche scritture vuol dire che inizia l'Apocalisse. Ah, molto bene. Sì, roba tranquilla. Difatti, non pensavo che mai queste storie non finiscono mai, che quando arriva il quarto profeta festa. O quando arriva quando aprono il settimo sigillo, tutti spignata. La cosa bella è che il primo profeta. Caramelle per tutti! Cioè, nel manuale, leggendo, il primo profeta è fondamentalmente. Vi ricorda molto Gesù. Il secondo profeta ricorda molto Maometto. Il terzo profeta, non mi ricordo chi ricorda, ma ricorda qualcuno. È un po' come fossero le crociate, l'Inquisizione. Uh-huh. Molto, molto. E il quarto profeta è tipo il diavolo. Mm, cioè, ma che diavolo! Sì. Però. Proseguite nei cunicoli e le torce vi guidano oltre alla mappa che tiene in mano Dexter Morgan in questo momento, vi guidano fino a un bivio. E Dexter, guardando la mappa, guarda voi e vi dice: credo che la mappa indichi di andare a sinistra, ma le torce che sono state accese sono sia a destra che a sinistra. Capitano, tu fai, io seguo. Beh, innanzitutto mi guardo attorno, vista d'aquila. Qui dice che, come si dice, vedo anche le incisioni su una fede nuziale. Ok? Quindi io mi guardo attorno e faccio una brevissima scansione delle due opzioni. Guardo cose, intercapedini, mattonelle strane che potrebbero magari... Una cosa da power player puro, sì. Ma perché conosco bene il gioco. Qualcuno di voi ha senso dell'orientamento? No. Azzo, cioè l'ho messo su 4 PG, non ce l'avete nessuno di voi? No. Stronzi proprio! Ebbene no. Lo stesso orientamento ti fa capire esattamente dove sei e capisci esattamente che strada potresti intraprendere, basta. No. Io bevo, io sono veramente stupido comunque. Sì, no, assolutamente no. Io ho due di notare e come acume, suppongo, due, e ho vista d'aquila e voglio vedere ogni singolo minimo dettaglio per capire se una conduce, come si dice, in un posto dove ci fanno Kalima!
Kalima Shaktide e l'altro no. Esatto, e questa è la primissima cosa che vorrei, come si dice, che vorrei verificare. Okay. Secondariamente, no, allora, innanzitutto questa cosa, innanzitutto quello che vedi è che sono passate più persone a destra che a sinistra, ma la mappa vi dice di andare a sinistra. Fratellino, chi ha scritto la mappa? Che tu sappia. La mappa? Sì. Non credo che ci sia una firma. No, sotto. Ma non so di che mano è. L'ha scritto un francese, non è vero? Cioè, un montagnese. Un montagnese, non è vero? Ha 200 anni questa mappa. Non credo che avere un nome ci aiuterebbe. Beh, io direi di andare a sinistra per due motivi. Primo, la mappa che noi abbiamo e magari loro non hanno, dice di andare a sinistra. Secondo, sono andate più persone a destra che a sinistra, quindi troveremo meno resistenza a sinistra. Capitano, sceglie sempre saggiamente. Oh, forse no, ma chi lo sa. Posso però... Ma la lasciamo tutta qua questa roba? Beh, sarà qua ad aspettarci quando torneremo. C'è qualcosa che vuoi portarti sempre dietro? Sempre tu legato, cose materiali. Vedo se... Beh, mica che avevo prima, quando avevo fatto l'inventario, c'è qualcosa di utile che ci possiamo portare dietro, a parte la bottiglia di whisky che ho dato a lui. Che è già finita. C'è un bevitore merito, eh. Quindi c'è nel deserto in cui mi hai dato anche le ragazze. Alla goccia. Dai, il rumore che fanno gli ussari quando esatto. Mandano. Yevgeni, cosa ritieni qualcosa di utile? Beh, il momento che stiamo andando, torce. Torce ci sono lungo tutte le pareti. Ma si possono prendere? Sì, vuoi portare Roberto e le torce? Cos'è questo tuo feticismo per le torce? Ne voglio prendere, ne voglio prendere 4-5. 100. Ma perché sono appese lungo le pareti? Ma perché magari dopo non sono più appese verso le pareti. Tu ne puoi prendere una. 2-3-4 di scorta. Una. Il suo personaggio di D&D ne aveva 50. Allora, tu dimentica cosa è chiamata Dungeons and Dragons. No, io ne prendo Dungeons and Dragons. Ne voglio prendere 4-5. Ma perché tu dove tieni? Ti occupano un sacco di spazio, non hai uno zaino. Tu cammina con torce. No, ne prendo due che le metto in vita. Ma sono accese, tu sei fuori. Ma la spengo. A cosa accesa? Ma mica ce l'hai accesa. Tua braccia da bacio di fuoco? Spenta. Capitano, paese che vuoi le torce? Prendo tre cazzo di torce e va avanti. Infatti, aspetta, una domanda è: una tiene in mano, una spendo un punterò e prendo le torce. Terza, dove trovate terza torcia? Io sono due cintura spente. Spende in mano. Prendo le altre 48. No, non mi interessano molto le torce. Mi vado semplicemente avanti rispetto agli altri. Perché dato che ho deciso una strada a cazzo di cane, e secondo me è anche quella giusta, ma non voglio mettere, ma voglio garantire la sicurezza del mio equipaggio, io vado avanti rispetto agli altri in modo da prendere eventuali rischi. Questo è un bicchiere. E da marinaio ottiene un punto eroe ogni volta che mette da parte i suoi desideri per garantire la sicurezza e la comodità dei suoi compagni. Prendo un altro punto eroe. Ricordatevi che mi sto esponendo a un rischio. Peculiarità di background: arcani, ugni, una virtù, un ubris e i due background si possono attivare solo una volta a sessione. Quindi facendo così, basta, prendi questo, 4 faccio così. No, cioè sono sicuro che la prossima volta ce l'avevi di nuovo di cancellare. No, l'ho scritto. Lo stesso PG. No, nel senso no, però se tu te lo ricordi, ti metti un X. Certo, è chiaro. Ti uso sempre la cosa sopra così posso scrivere quello che voglio. Ah, figo, carina questa cosa. Ma lo fanno anche per uomini, una cosa del genere, oppure... No, è un genio! È bellissima questa cosa! Mi spiace, è stato arrivederci. Penso che sono 13 anni che vanno avanti così. Non capisco cosa dici. Prosegui nel cunicolo di sinistra. Stupidini. Sì. Tuo fratello appena dietro di te, anche perché ti indirizza ogni tanto con la... Ok, sì, no, ma io se vedo che fa qualcosa di strano tiro ceffone, fratello. Sono il capitano. Io invece faccio finta di niente, nel senso che non fermo lui dal fare qualsiasi cosa voglia fare. Perché dovresti prendere un rischio simile, mi sembra giusto. E proseguendo lungo il cunicolo vi trovate in un'altra caverna. Questa caverna è molto più piccola di quella dove eravate prima, che era molto più di 20 metri d'altezza. Questa sarà al massimo 3 o 4 metri d'altezza. Puschetti. C'è un pesante odore salmastro di umidità e muschio che è cresciuto sulle pareti. Ok. Profumo di natura. Sì.
Ma la cosa bizzarra è che l'acqua della pozza davanti a voi è come se fosse illuminata di una lieve lucetta azzurrina. La fonte dell'eterno... Ah no, il libro. Fonte della giovinezza! La birra! Mi butto di faccia di sapere... Oh, gallate! Guarda, io sono giovane! Io mi sento giovane vergolto, giovane ussurrano, quando andavo in giro a ammazzare cervi. Sì, aspetta, assicuriamoci che non finisca. C'è dentro il krill tossico, sta morendo. Assicuriamoci che non finisca. Sono giovane, sono moro adesso. I miei capelli mori, ma li mori più bianchi, belli no, mori. No, no, i mori sono da un'altra parte. Guarda, del mondo, muscolo, non io vedo muscolo, muscolo in giovani. Ma c'era anche prima muscolo. Pelo bianco ancora. Sì, no. Perché non... E ti guardi meglio, ma in realtà anche i tuoi capelli sono ancora bianchi. Sono bianco? Penso che non sia la fonte, penso che sia. Mi giro verso Dexter. Tu ci hai ingannato! Tu portate il luogo di perdizione e morte! Io so già che qua! Tiro fuori la mannaia enorme. Stavamo cercando un libro! Un libro! Ti ricordi il libro di ricette della birra per la fonte dell'eterna giovinezza? Non è una fonte, un libro! Libro, guarda. Magari questa era solo una fonte a caso. Beh, evidentemente. Quindi non guadagno adesso, non ho studiato. Devo prendere il libro con la ricetta. Quindi 9 miliardi ammutinamento dopo, se proprio non la troviamo ci puoi pensare. Capito, ammirevole lo spirito di iniziativa, piccoli dettagli sbagliati, non giustissimo, è che suo fratello si spiega male dopo, non uccide fratello. Una domanda, durante tutto questo percorso che stiamo facendo è pieno di, non mi ricordo mai se sono stalattiti o stalagmiti, penso stalattiti. Entrambe. Stalattiti, quelle sopra. Quelle sopra, ma mi interessano quelle sopra. È per caso pieno di stalattiti? Sì, abbastanza. Porcaccia, dovremo correre quando torneremo indietro. Allora, perché vuoi far saltare tutti in aria? Che no, cosa c'avete con sta dinamite? No, in tutti i libri c'è dinamite? In tutti i libri che ho letto, quello che succede è che quando ci sono queste cose sulle grotte, poi nel momento in cui si sta scappando, nei migliori libri cominciano a cascare e finiscono nella schia della gente. Cosa ti sei letto, Aladdin? No, mi sono letto... Cioè, quella cosa del pirata nero, quella con Inigo Montoya, bellissimo, era un libro fenomenale. Sì, l'hai letto anche tu, era bellissimo. La storia fantasmagorica, qualcosa del genere. Si chiamava Fantastica La Gargantuesca Avventura. Qualcosa del genere. Non mi... Quello con Fizzik. Quello con Fizzik! No. Quello lì era un personaggio Fizzucchi. Fantastico. Ti ricordi quando ha lanciato la vecchia? Magari è nato lì da Fizzucchi. Quella scena in cui lancia la signora anziana, bellissimo. Bellissimo. Descritta meravigliosamente. Poi, non è quello il libro che stiamo cercando. Ah sì, scusa. Non è quello il libro che c'è. No, 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 ha ragione Morgan. Ci distraiamo facile. Non è quello il libro che cerchiamo. Non è questo. Non è questo il libro che cerchiamo. La merda rosa. Ok. Andiamo, proseguiamo. Lui si è fatto male? Giusto per vedere, lui sembra morto. Mentre... Ah, no, non io. E si pulisce le mani dal sangue, ormai un po' rappreso. Mentre... E si pulisce le mani dalla papa del vecchio ussaro. Normale. Il vecchio ussaro gli sono spuntate, non so, tipo delle orecchie sulla schiena dopo che ha bevuto l'acqua, cosa del genere. Sembra sano? No? No. Sembra sano è un parolone. No, dico, un bevitore merito. Più di prima, diciamo. Allora, magari tu muori, però lui è un bevitore merito. Benissimo, nessun problema. Io direi che possiamo almeno passare. La limpida di fonte piace molto. Che simpatico colore azzurrino, ricorda quasi alcolico. Ma cos'era quel colore? Cioè, cos'è quel colore, guardando? Sì, cioè, della luce? Delle alghe, magari, non so, luminescenti. L'acqua è illuminata, ma non sapresti dire da dove... Cioè, non c'è nulla sott'acqua che emetta luce. Neanche col mio. Quindi se ne prendo un po' sulla mano, brilla nella mano? Ma una cosa, come... Cioè, qui assumo di sapere le cose o faccio un tiro di conoscenze per capire quanto sono acculturato? Allora, tu togliti dalla testa, tiri su cose... Se c'è, vuoi fare un rischio, sì. È il master che ti dice, questo è un rischio. Se tu non sai le cose, chiedi al master. Dici, master, ma io so che cosa è questo. Se tu magari hai 3 di acume e magari hai istruzione, magari le sai in automatico. Se tu hai 0 istruzione e non hai niente, al master ti dice, non hai di cosa sia, che cosa vuoi fare? In base a quello, dici, voglio studiarlo, magari chiedi aiuto, chiedi cosa. 0 istruzione. Evidentemente Morgan è quello intelligente. Anch'io. Proseguiamo. Non è assolutamente importante. Siamo una ciurma di imbecilli. Sì. E acqua, capito? Siamo una ciurma di complottisti. Prendo la mano, bevo prima della sua mano. Bevo acqua particolare. No, siamo una ciurma di antivaccinisti. Ecco, no, allora voi non capite le fisiche. Non capite fisica di Tia il mondo dove sono sedi. Qua vedete luce? No, qua non c'è luce, giusto? Quindi come può piccolo pesce che in questa acqua vederci? Acqua illuminata.
Basta usare testa, è semplice. Ah, io pensavo che fossero quelle specie di alghe bioluminescenti e improvviso qualcosa che non ha nessun senso. Sono le torce di mare. Perché voi sapete che io sono un ignorante, ma continuo a cercare di darmi un tono. Ok, inventandomi delle cose che non sanno. Io credo a tutto quello che dici, tutto. Bellissimo. Come tu dicevi, il capitano di torce di mare che sta sotto acqua. Ah, sì, le famose torce di mare. Che si illumina e tu vedi luce. No? Certo, per forza. Tu scusa, capitano. Alfonso, tu non farti domande. I pesci martello, quando devono cacciare io i chiodi, hanno bisogno delle torce di mare. Siamo su barca, lei mi ha detto: prende grande scravo, grande schiavo. Sì, grande schiavo, grande squalo. Evgeni, per mettere. Io ho preso squalo martello. Ho fatto un disastro, ho sporcato di sangue e cranio di pesce. Però i chiodi. Però i chiodi perfetti. Entrati dopo 7 ore. Vero. Poi ho dovuto uccidere Motto, che ha fatto segno di intelligenza con martellino, spezzando dentro chiodi, ho ucciso perché senti, è stato. D'accordo. Se il capitano dice. Se non rispetti il tuo lavoro, il tuo impegno. E il problema, chiaro. Capitano, è stato quando io ho detto io faccio sega e lei mi ha dato pesce sega. Lì è stato molto difficile. Beh, anche prima. Volevo evitare di partecipare personalmente. Io continuo a pensare che mio fratello abbia preso tutta la parte più intelligente della famiglia. Vero che capitano è lumino. Beh, è un bel capitano. È molto bello, ogni tanto è bello indiscutibilmente. Il miglior capitano di Avalon. Beh, è per questo che me ne sono andato, perché tu sei il meglio che Avalon poteva offrire. Beh, il meglio adesso, io ne ho provati alcuni di capitani. Non ne ho provati, non ho provato abbastanza capitani per dire che sei il migliore. Dovrei provarne giusto. Questa è una cosa molto saggia che hai detto. Sei bravissimo, ma non potrebbe so se esserci sei di meglio. Potrebbe esserci di meglio. Vogliamo rimanere qui in attesa che i Sirne tornino nel prossimo avvento? Magari... Difficile che abbia trovato uno più fastidioso. Difficile che abbia trovato uno più fastidioso di tuo fratello. Quindi potrebbe essere il migliore. Lo stai suggerendo o è ironia? Lo sto suggerendo. Io quando diciamo la sierra ti forse questa è ironia. Beh, allora, no, ma comunque lui è una brava persona. È un po' rancoroso perché, sapete, lui io mi godevo la vita mentre lui. Vuole tanto bene a te, però, capitano. No, lui mi vuole molto bene. Ma dovete capire che io continuavo a fare belle esperienze mentre lui, fondamentalmente, stava chino sui libri e si impegnava. Vita di merda. Esatto, esattamente. E di conseguenza è chiaro che sia un po' meno rancoroso. No, ma ci vogliamo bene a nostro modo. Dai, seguiamo. Andiamo avanti. Vado avanti, prego. Io se lui cenno di andare avanti e io vado avanti, quindi vi immergete in acqua perché l'unica strada avanti è sì, acqua. Sì, per me acqua è come terra, uguale, io baleniere. Ci puoi nuotare nella terra, tu sei fortissimo. Quanto è alta l'acqua? Ma è abbastanza acqua perché tu non riesci a toccare. Ah, ok, quindi non di tantissimo. Ma la domanda master è: c'entra un balenottero qui dentro? Un balenottero? Qui no, magari più avanti sì, si potrebbe allargare. Ho un animale che è un balenottero. Dove lo porti? E lo comando col mio arpione. Ah, che bello. Quindi per questo c'è un passaggio con un balenottero. Ah, giusto, giusto. Aspetta, mi metto sott'acqua e faccio... Cioè, mi mandai dei segnali. Sta annegando, dai, capitano. No, sta chiamando il coso, il pescione lì. Come si chiama? La bestia? Sì, quel coso lì, evidentemente. Non l'ho mai visto, segue. Bene. La blue whale. Ah, io... Infatti esco un taglio. Io l'ho visto perfettamente, più volte. Cos'è la 49? Per tagliarsi sott'acqua. Sì. Tagliarsi sott'acqua era 49. Sì, io mi immergo in acqua, che problema c'è? Si immerge anche tuo fratello. Volete che io vi abbraccio e porto io? Sergei, acqua è come terra, cambia nulla. L'ultima volta che mi hai abbracciato. Solo che se fai pipì e non puzza il pantalone. Ma la puoi bere? La pipì? Sì, però non è che devi, no, per forza. Sì, va bene, vado in acqua, piano, ecco piano. Capitano, seconda teoria di perché acqua è illuminata. Alfonso, tu intelligente, anche tu. Ma non è un mio giallo. No, azzurrino, però magari. E sai tu cosa? È cloro. Esatto. Beh, sì, è vero, dipende. Era cloro o robe strane? Hai ragione. Famoso cloro. Pipì di sirena. È possibile. E quando dici sirena, ti sembra di sentire in effetti una voce abbastanza soave riecheggiare nella caverna? No, dai, tu non mi ricordo mai come ti chiami. Yevgeni. No, dai, Evgeni, non fare così, su. Non è il momento ora, lo spingo un po' via. Cosa? Non stavi parlando tu? Di cosa? No, la voce non è la stessa. Che Alfonso. Noi lo sentiamo o solo lui? Per ora lo sente solo lui. Capitano? Sì. Penso di aver qualche malattia. Sto sentendo qualcuno che mi chiama.
Terribile pazzia di mare, bisogna tagliare subito testa al fuoco, porta disgrazia e sfortuna. Sputo di nuovo. No, non è necessario. Non, cosa vuol dire? Sto sentendo. Cosa? Non lo so, ma se mi comporto strano. Ora ho capito. Di lì! Cominciamo. Mi stanno tutto dando dolore a me e non voglio tagliare testa. Hai sentito anche te che mi hanno chiamato? Aspetta. No, io gli dico di lì. Ma poi. È talmente bella la voce, è talmente carina la voce, io sono talmente avventato e talmente amorevole verso loro che voglio salvare, che io al contrario verso la voce mi ci dirigo. Io invece? Sì, certo, voi andate di lì, io vi raggiungo subito. Io capitano ho fatto giuramento. Io sento qualcosa o posso comportarmi come voglio? Per ora ti puoi comportare io come capitano. Blocco lui, tiro fuori cioè, l'altra corda che c'avevo io. Gliela leggo in vita e tengo da un'altra parte. Strani però perversioni. Corde ovunque, leghi sempre tutti. Sono sempre utili. Nessuno va mai in giro senza almeno tre corde. 50 sfumature di Alfonso. Di corda. Chiamavano, 50 sfumature di canapa. 50 sfumature di canapa. lo chiamavano Shibari. Allora. Devi provare le cose per capire qual è la migliore, no? È giusto. Corde. Allora, interessante, però perché stai legando proprio me proprio in questo momento? Cioè, perché io l'ho sentita venire da quella parte e tu stai andando da quella parte, capitano. Sì, ma perché voglio semplicemente è un istinto scoperta. No, di solito bisogna andare dalla parte opposta. È una voce sua dentro. Non sento niente. Matushka mi chiama, subito devo andare verso di lei. Inizio a nuotare come un pazzo. Io tengo fermo il capitano. E io parto dritto. Che lui parta. Perché lui non lo tenevi fermo. Matushka chiama, lui dice sempre che senti voce in testa quando Matushka ti chiama. E io mi attacco a lui. Ci sono due possibilità. O riesco a tenerlo fermo o andiamo tutti. Oh, vi tiro tutti e tre. Sono enorme. Cioè sono fuori bordo. Dexter Morgan col cazzo che si attacca a voi. Io mi attacco a lui. No, io forzo per tirarlo via. Ok. Tu ci puoi anche provare, ma... ma anche io lo spendo. Cos'hai tu? Per volontà indomabile, gambe da marinaio o manualità, volendo. Perché lo lega a una roccia. Tipo. Okay. Però io ho sguardo di ghiaccio. Ok, io spendo l'altro punto eroe e sono immune alla tua manipolazione. Ah, cazzo bastardo. Spendi il punto però per sguardo di ghiaccio. No, l'ho già la tua master. Intanto io me ne prendo uno per avventatezza. No, allora uno solo ne spendo. Uno l'hai. Prima voglio vedere se riesco a tenerlo. No, voglio vedere se riesco a tenerlo perché pensavo lui cercasse di tirarselo via. Se lui mi fa... stava tirando via. No, lui mi fa lo sguardo di ghiaccio. Lui è partito per i fatti suoi. Sì, io mi sono attaccato. E mi ha fatto lo sguardo di ghiaccio per fermarmi. Io uso il coso in domani per resistere al domani. Poi è bello perché cinematograficamente io lo sguardo di ghiaccio me lo immagino come questo zoom in, inquadratura molto ogni 80. Alla stagione leone, esatto. Questo l'ho speso. Adesso voglio vedere se io riesco a tenere lui di forza. Ma figurati, adesso c'è sicuramente. Adesso Claudio tira fuori qualcosa e viene con me. C'ha 76 punteroni. Se può usarli per fare qualcosa, chiama. Capitano, tu senti ma io intanto come fuori. Io ho qualcuno addosso, no, nessuno. C'è qualcuno. No. Io sono un fuoribordo. Che cosa vedo davanti a me? Cioè, vedo qualcosa. Poi è buio, c'è mai quelle torce. Se lui prova ad andare avanti, io lo sto tirando indietro. Con la corda. Con la corda. A meno che lui non stia nuotando. No, solo. Spenta l'altra. Ma che cosa vediamo? Vediamo un cazzo però. Tu guarda, tu sei andato avanti, lui ancora no. Io vado dritto perché non sbatto la testa. Io si sente il mio braccio che scricchiola fra le due forze inarrestabili. No, quali due? Lui non ti ha preso a te. Io ho preso lui. Lui ha preso me. Ah, okay. Io mi sono attaccato a lui per cercare di tirarlo tutti, indietro. Ma tu hai legato tutto la roccia. No, non ho ancora legato la roccia. Adesso allora sto cercando di forza. Lui. No, sta vincendo lui di forza. No, ma io devo farla contro di lui, non contro di lui. No, la devi fare contro di lui. No, perché è lui che è attaccato a lui, deve vedere se riesce a tenersi. E io ti dico, la devi fare contro di lui. Ma perché? Non ha senso. Però contro sì, tanto io ma tu non stai trascinando dietro lui. Vabbè, lui si è attaccato a lui te. Si è aggrappato. E quindi è la sua forza che devo sfidare. Ma io sono come un fuori bordo, tu devi anche la va mia. Va bene, non sono d'accordo, ma spendo il punto eroe. Di lui. Spendo il punto eroe. Hai meno forza anche di lui. Spendo il punto eroe adesso tu. Per manualità, per legarla a una roccia. Oh, ah, ok. Io sto cominciando a farmi male. No, tu lasci Evgeni perché lui è una forza inarrestabile. A meno che non mi chiedi di aiuto, io tiro fuori il mannaio. No, scusa, la mia domanda è: non posso tagliare la corda con lo stocco? Certo. Con uno stocco non taglio una corda. Però poi chiedi aiuto. Perché lo stocco non taglia. Chiedi aiuto, Evgeni, capitano. Neanche con schermidore? E comunque la corda funziona fino alla fine della scena. Infatti, lui adesso lo lascia o si strappa un braccio. O la taglia. Però deve tagliare. Ora potresti
tipo tagliarti la gamba. Tu non ci sei, non puoi suggerire. No, adesso dicevo tagliarti la gamba. No, io... Con lo stocco, tagliare il comodo. Sì, esatto, tagliare una corda. Io lo lascio. Come facevi da bambino che facevi i puntini nella carta con la... Io lo lascio. Sì, è vero, però secondo me un po' ce la fai. Io lo lascio andare. Mi volto verso... mi volto verso Al. E gli dico... Però adesso lo dobbiamo andare a recuperare. Vediamo intanto se urla. Un tribordo, magari è un pericolo. Un tribordo che sta andando. Io per tutto questo tempo ti sei evitato di tuo fratello. Guardalo, non mi sembra che si stia lanciando avanti. Esatto, scusate, il fratello da dove è lì di fianco fermo, no? Il fratello è rimasto indietro. Ah, ok. Morgan è rimasto indietro. Io sto andando. E quando tu vai avanti, se segui la voce, sì, c'è chiaro. Prendi, vedi che ci sono. Mamma tua esca! Ma tu esca! Ci sono diversi tunnel e tu prendi quello in mezzo andando dritto. La voce voi non l'avete sentita proprio da dritto dove è andato lui. Era da un'altra delle direzioni. Io guardo il fratello aspettando qualcosa mentre cerco di tenere lui. E il fratello ti guarda e ti no, fa... No, io sto fermo. Io non ho sentito nulla. Da che parte andiamo? La mappa diceva dritto. E dove sono andato io? E allora dove è andato lui? Leggo la corda piano. Cioè, slego la corda dalla roccia, la tengo ancora legata. Uffa, va bene. E andiamo avanti piano. Ok. Se il fratello si ferma, mi fermo anch'io. Ok. Io invece sono un tribordo dentro la grotta, dentro la galleria. Avanzi e arrivando dentro a una nuova caverna in cui c'è un altro... finisce la pozza d'acqua, sì, sostanzialmente, per cui c'è... C'è qualche illuminazione, qualcosa? L'acqua continua a essere illuminata. Ah, perfetto, virtuoso allora. E non è bello, uscito dalla... Me. Dalla pozza d'acqua ti trovi davanti a questa, sembra una porta di una qualche rovina. C'è una porta di pietra che è chiusa al momento. Davanti alla porta di pietra chiusa ci sono i corpi di due soldati montegno. Cani bastardi con lo scorbuto. E nell'angolo alla tua destra della pozza c'è una donna. Non è bellissima per gli standard avaloniani. Visto di meglio di peggio, diciamo. Ma per gli standard di un baleniere ussaro è una donna bellissima. Allora, io prima mi avvicino verso i cadaveri. Nell'esatto momento in cui mi accorgo della donna, sto toccando che adesso sporco di sangue. Si sistema i capelli meravigliosamente. Tu bellissimo esemplare di cervo grasso in mezzo a steppa senza cibo. Enorme complimento. Certo, le metafore ussare. Lei rimane immersa in acqua. Ti piace stare sempre bagnata? È metallo. Questo è metallo. No, non volevo dire questo. Cioè, questo è molto metallo. No, io volevo dire altro, non volevo essere vulgare. Mi sembra giusto. Vieni. Ma tu sei matuesca sotto falso aspetto in terra castigliana? Io sono molto di più di quello che pensi. Matushka mi ha mandato da te. Io allora dichiaro a te mio amore fedele eterno per le prossime 2 ore. Dici quando arriviamo. Vieni qui, Evgeni. Ma certo, io logicamente mi butto tra le sue braccia, nel senso non penso neanche così. Chiaro. E in quel momento arrivate anche voi nella caverna. Io che lo tengo ancora legato. Vedete Evgeni che è avvinghiato con una donna, mi sembra, finché... Non vedete spuntare la testa della donna e vedete che la sua bocca si sta deformando e i suoi denti sono quelli di uno squalo e sta per mordere... Attento, Yev! Cosa c'è? Tu fai tu, non guardi! Io mi volto con lo sguardo... Io gli fico la testa dentro limonandomi la testa dello squalo. Che brutta bella. Che schifo! E io mi volto con lo sguardo d'acciaio verso Ali e gli faccio «Lasciami andare!» Aspetta, quando si recuperavano le ferite? Quando si recuperavano le ferite non critiche? Alla fine della scena, le già recuperate. Quindi le avevo recuperate. Alla fine della scena tu le recuperi. Ti manca la gomma, non c'era nel sacchetto la gomma. No, non ho guardato. Guarda. Questo qua è il sacchetto dei miei dadi. Ah, ok. Ma però io ho una gomma. Tieni. Mi ha sparato le gomme. No, ce l'ho. Ogni volta che giochiamo sparisce una gomma. Il boss ma giochiamo shot, sempre grazie. Qua, sempre solo noi. Ma il martedì. Oso, one shot, one kill. Sì. Si gioca con i boss. La seconda edizione. Wow. Ancora i boss. Tu urli attento Yevgeny e mentre Yevgeny si accorge della mostruosità e inizia a baciare la mostruosità. Ce l'ho anch'io quella del 3 RPG dell'anno scorso.
Vi rendete conto che altre due di queste creature stanno arrivando da dietro di voi e sentite che sussurrano. Perché ci avete 3 e 7 punti eroi a 0? Alfonso, ma qua e festa grassa per tutti. A voi il fratello di Kyle scappa. Non lo vedete di nuovo. Beh, io guardo la caverna. Sopra di noi ci sono stalattiti? No, in questa caverna no. Sembra solida? Molto più di quella di prima, sì. Punto verso dove ho sentito la voce Alfonso col fucile. Ok. E appena vedo qualcosa sono pronto a sparare. Così adesso mi rendo conto che è uno squalo e cerco un attimino di... Adesso... C'è una di queste donne che si sta avvicinando e senza muovere la bocca... Sparo. Sta parlando nella tua testa. Quindi tu vuoi sparare alla... A quella che si sta avvicinando a me. Ok. Quindi ti direi che è una prova di... Grazia. Vuoi sparargli? O grazie mira, o risolutezze mira, o acume mira, dipende come vuoi mirare, se vuoi farlo in velocità farei più vigore. No, adesso mira, proprio la vedo, appena vedo che si avvicina un po', punto e sparo. Con tranquillità e calma. Intanto ce l'ho uguale. Allora, io master. Questo però è nell'iniziativa, quindi è l'obiettivo, ok. Guarda, facciamo una cosa, iniziamo a usare un po' di punti eroe. Io ti do un punto eroe, così hai altri 3 dadi. Grazie. Scusate, ne ho 3. Allora, io quello che faccio invece... Io non posso per voi, purtroppo. No, non ti preoccupare, però almeno... Piglia. Così vediamo un attimino come sono... No, solo uno, solo uno. Tu puoi darla a me, lui può darla a te. Certo. Allora, io, quando vedo sta scena qua, rimetto la mia arma a posto, tiro fuori i pugni, e uso la mia, il mio background, la mia peculiarità di pugile, ovvero ottengo un punto eroe ogni volta che getto le armi e mi affido ai pugni. Quindi, punto eroe master, per favore. Dopodiché... Io uso la mia attività di pugilatore. L'eroe ottiene un dado bonus per i rischi di rissa se combatte a mani nude. Quindi ho un dado bonus. Ti do un punto eroe per questa cosa. Non si picchiano le donne normalmente, ma bisogna saper violare le regole quando è il caso. In questo caso, se io avessi detto la mia azione è colpire quella che sta attaccando lui col manico e sparare all'altra, si può fare? Certo, uso un incremento per colpire una e un altro incremento per sparare. Ok, così. E quindi poi com'è il mio cambia approccio? No, allora, in questo caso qua, tu puoi fare due cose. Devi dire, perché queste qua sono due azioni. Mm-hmm. Tu puoi dire che o colpisci una e l'altra nel primo turno, tipo tun tun, e poi giri l'arma, e poi cambia approccio e gli spari. Ok. Oppure dici, colpisco una, e quindi sarà un vigore più, più però mischia. Però se poi spara all'altra mi costa un incremento fa vigore più mischia. Poi, secondo tu dici, uso un incremento per cambiare oppure approccio. Nella tua stessa scena... Dici, con uno gli tiro in faccia, con uno cambio approccio, con l'altro gli sparo. Ok, io ne ho spesi 3. Esatto, al posto che 2. Quindi in realtà io voglio, sopra, stanno avvicinando dalla caverna? O dove c'è la porta? Dietro di voi. No, dietro di voi, quindi caverna. Ci sono stalattiti lì? Sì, c'erano nel corridoio. Allora, uno spara una stallattite. Chiaro, è giusto. E poi voglio, il mio approccio è sparare in giro, magari non direttamente alle tizie, ma a fare cose collaterali. No, allora, attento una cosa. In 7C, visto che è così potente lo sparo, perché tu sparando fai una ferita critica, questo qua è un bug, tra virgolette, del sistema. Infatti ci sono un sacco di regole per bloccarlo. Se metti, abbiamo la pistola, certo. Spariamo, metti che io ho 2 pistole, con un turno solo ammazziamo un villain, prima facciamo 4 ferite critiche. Quindi cosa succede? Dopo che hai sparato, ti servono 5 incrementi per ricaricare l'arma. Ok, se voglio sparare di tu ad esempio, meno 6, però posso sparare col 7. Fucile, tirare fuori la pistola e sparare la pistola, ma è un cambio di approccio. No, e no, cioè tu hai già 2 pistole, puoi sparare con una e con l'altra, non ci sono problemi. Per ricaricare tutte e due però ci vogliono 10. Esatto. Però io posso avere un fucile e 2 pistole. Certo, che discorsi? Assolutamente sì. Okay. Che cosa si fa? Logicamente il master può dire, certo, puoi avere un fucile e pistole, però stavi nuotando, il peso di 2 pistole e un fucile poi ti rimandava sott'acqua. Lei dovuto lasciare giù per bagnata, prendere le torce. Bagnazzo. Logico, perché ci sono giocatori che dicono, ah ma io sono un cecchino, ho 6 pistole, 3 fucili, una beh, pistola, è tanto un fucile e 2 pistole. No, dai, un fucile e 2 pistole è fattibile. Forse però, con le 2 torce che ti sei messo nel... Il master magari può dirti, la polvere da sparo si è bagnata, non ti costa un incremento sparare, te ne costa 3. Okay. Come conseguenza ti dice questo, la polvere si è bagnata... Ti costa più incrementi, oppure può anche dire 50% va, 50% sì, anche, va. Anche perché, se ho capito bene, fondamentalmente l'idea è quella di tenere il gioco dinamico. Esattamente. Esattamente. Vabbè, allora io voglio sparare col fucile dinamico. Sparare col fucile, che è quello più grosso alla stallattite, e poi tirare fuori le pistole per sparare alle altre. Ok. Ma però, scusami, se no, visto che tu hai sparato col fucile, tu una cosa di mira, lanci il fucile in faccia all'altra, che è sempre una mira, quindi non spari. No, non lancio il fucile. Però quello vai a riprendere.
No, non si lancia il fucile. Non me lo vedo. G decide. No, no, proprio per farti capire. È sempre un quartermastro, secondo me ci tiene alle sue cose. Capito? Puoi lanciarlo a mo' di lancia, hai capito? Quindi è sempre un danno. Cioè... Se avesse una baionetta. E non è un cambio di approccio? No, perché è sempre mira. Okay. Per lanciare bisogna di mira. Se lo lanciassi un coltello... Quindi è più generico l'approccio, non è sul... È generico sull'azione. Logico che si dice: voglio arrampicarmi sulla cosa, sulla stalattite, mi appendo, mentre sono su, sparo tutti, poi mi butto con la pistola. Sono tre approcci diversi: atletica più grazia, acume più risolutezza più mira, e poi vigore più misto. Certo. Ok, ti dico eventuali conseguenze. Esatto. Quindi tu componi il pool così. Sì. Io non è tre dadi, sono un altro dado. Ok. Perché non c'ho quello bonus perché ho già sparato. Tu lanci quel pool. Mi ha dato tre dadi lui. Mi ha dato io tre dadi. Uno, due, tre. Io ne aggiungo 4, tre 5, bonus. 6, 7, aspetta, no, non mi fa pena. Minchia, è incredibile. Dai. Ok. Hai altri tre dadi. Perché ho tre. No, vediamo se ho fatto giusto. Tre di mira. Sì. Tre di risolutezza o grazia, sì. Quello che è. Uno per mira letale. Sì. Uno per cecchino. Sì. Uno perché sono mezzo in acqua, quindi direi che gambe da marinaio. Sì. Giusto. Ok. Più. Tre che ti ho dato io. Tre che mi hai dato tu. E quest'altro in più. Mi sa che l'ho messo in più. Sì, perché forse l'avevi preso per... E uno per roll, perché voglio sparare... Esatto, perché ne avessi due invece... Mica male! Io ti ho dato un dado, ti ho dato un dado, quindi altri tre dadi. Allora, io... Tu cosa fai? Io ritengo che essere in acqua in questo momento non sia conveniente, perché loro nuotano, loro sono degli squali, o almeno questo ho capito, e io no. Quindi, sola sessione, però il master, questo nonostante master le rocce siano ovviamente bagnate e sdrucciolevoli e siano una superficie precaria, io con il mio equilibrio perfetto posso muovermi un po' cornici sottili, bazzai da un posto all'altro, compiere altre acrobazie in perfetta agilità di equilibrio. E quello che voglio fare è, balzando di scoglio in scoglio, utilizzando il mio perfetto equilibrio. Aspetta, che qua devo salvare una persona da morte certa. Ecco. Voglio. Posso? Sì. Posso? Sì. È qua. Però. Non ti preoccupare. Stavo dicendo, mentre salto di roccia in roccia. Così qua in realtà. Utilizzando il mio perfetto equilibrio, voglio sfoderare lo stocco e far brandelli. Delle orrende creature. Questo significa che vorrei usare schermidore, ottengo un dado bonus in quanto schermidore, vigore o grazia e mischia, equilibrio perfetto. Ma tu sei un duellante per caso? Io hai a fondo. Io ho schermidore, equilibrio perfetto, rissoso. Mi sa che non è un duellante. No, non penso di essere un duellante. Cioè, cosa significa sei un duellante? Che hai uno stile di duello. Ah, no. No, non sei. No. Ho schermidore, punto e basta. Sì, perché se ne hai un sacco di manovre. Infatti, però perché vedevo così tante cose non mi ricordavo. 3, 2, 1. La prima volta che ruoli l'hai già messo? Ruoli l'azione? No. La prima volta che usi l'azione l'hai messo? No. Hai visto? Madonna. Ecco come si chiama così. Allora l'ultimo pool ce n'è più di me. L'ultimo pool me ne ce n'è più di me. È vero, allora, Master, visto le azioni fra i miei compagni, io ho sto un squalo che mi sta per mangiare. Io voglio utilizzare il background baleniere, che ottengo un putero ogni volta che affronto una creatura tanto grande che può ingoiare un uomo. Sì. Può ingoiare, immagino questa qua. Sì, almeno tutta la testa. Esatto. Poi, allora, io butto l'arma e voglio prendere a cazzotti, perché dopo l'urlo che mi ha tirato Alfonso, quindi... Un dado bonus per pugilatore. L'eroe ottiene un dado bonus con i rischi di rissa e combatte a mani nude. Un dado bonus sempre per colosso, in tutti i rischi dove la sua stazza è un vantaggio. Poi... Te ne manca uno, e ne hai già detti tre e ne hai messi due lì. No, due. Ah. Uno e uno. Perché un punto eroe era quell'altro. Poi, un punto eroe perché è la prima volta che uso rissa. Un punto eroe perché, descrivo la scena, cioè voglio proprio saltare addosso. Cioè, un dado. Gli apro le cose e una volta che l'ho aperto col gomito tengo fermo e tiro cazzotti dentro la mandibola. A cannone. Io te avevo dato un punto eroe. Ah, aspetta. Ho tre dadi. Ah, tu mi hai dato tre dadi? Poi ho un atto per gambe da marinaio. Che io faccio. Poi ne ho quattro per vigore. Faccio il pignolo. Aspetta. Perché gambe da marinaio? Tu non sei in acqua. Ma sì, perché stai come se non fossi in acqua? Sì, in acqua anche lui. Ma sei in acqua con la donna squalo che mi sta limonando? Ah, non era vicino alla porta? No, stavo andando. Poi ho sentito una tipa e mi sono buttato in acqua. No, fai benissimo invece. E poi ne ho per rissa tre. Ragazzi, ricordatevi che
Adesso, visto che abbiamo chi lancia un'abilità da 3, anche tu lanci da 3. Sì, sì, anch'io. Leggete che Claudio rilancia un singolo dado, quindi se vi viene un 1 potete rilanciare quel dado lì. Oh, vedete da sotto? Molto bene. È una abilità critica. Ha in più una abilità critica, quindi ho anche un dado bonus. Solo nelle abilità, non nei tratti. Sì. Io ti... Cosa? Sì, solo sì, nelle abilità. Okay. Io tiro questo punto di dado qua. Io tiro questo e ne posso ritirare uno. Esatto. Adesso faccio una strada. Ustia, grado 4, somma di 15 o quale? Quello lì è mortale. Allora, io ho speso un punto pericolo per aumentare di 2 la riserva del malvagio. Minchia. E... Che tiro di merda. Anche io ho tiro di merda. Adesso vi dico... No, aspettate, prima di contare vi dico le conseguenze, conseguenze esatto. E gli incrementi. Lasciate i dadi, non contate. Allora... le conseguenze sono che vedete che queste donne squalo hanno degli oggetti addosso e nessuno di voi è particolarmente abile nell'archeologia, ma sembrano molto antichi e molto costosi. Ok. Sirnet. Sirnet. Non lo sappiamo cosa sono, ma cazzo che tu sei. Lui come, per, come persona sì, come personaggio no. L'altra cosa è che merda di tiri. Avete notato un tentativo di 1 e 2. Avete notato i cadaveri dei Montaigne che ci sono davanti alla porta, e i cadaveri che ci sono davanti alla porta non sono morti a causa delle sirene, delle sirene. Quindi c'è qualcos'altro nella stanza che sapete che è in grado di uccidervi perché sono morti sul colpo. Le conseguenze sono che le sirene continuano a parlare nella vostra testa e mano a mano che la loro voce si fa strada nella vostra coscienza diventate sempre più inermi. Spiegatemi questa cosa delle... non si è attivata ancora. Spiegatemi questa cosa. Tu hai dichiarato rischi e... Okay. E? Opportunità e conseguenze. Le opportunità sono che ci sono degli oggetti. E come li prendi gli oggetti? Utilizzo un incremento. Un incremento, voglio sfruttare l'opportunità che mi ha dato il master, prendo un oggetto dalla cintura. Come blocchi le conseguenze? Utilizzando un incremento. Gli tiro un cazzotto in modo tale che smette di parlarmi nella testa. Ho capito. Oppure la uccido. Cioè poi e quello blocchi l'incremento per tutta, blocchi la conseguenza per tutta la scena? Sì, per il momento, cioè, se ad esempio lei ti dice... Cioè non cambi le condizioni? Ma se no la conseguenza si attiva subito? Sì, se no, se tu non la, non la attivi, si attiva subito. Okay. Ad esempio poteva dire, la conseguenza è, Nicola, tu stai tirando cazzotti, puoi prenderti 2 ferite perché il tipo ti morde, e in più, guarda, c'è la conseguenza grave, perché magari è molto ferito, che ti amputi un braccio, se non usi almeno 5 incrementi. E in quella cosa che ha detto lui, però, è una cosa mentale, tipo una cosa quasi... Sì, è una cosa mentale, però sei come se fosse... Cioè, ti serve un... A meno che lui non ti dica, per evitarlo devi usare 2, 3, eccetera, eccetera, incrementi, in questo caso qua sai che per evitare la conseguenza è una solo, dovrei usare un incremento. Okay. E la conseguenza è che rimani imbambolato alla loro merce. Okay. Perché anche tu tiri uno vagonate i dadi? Beh. Perché loro sono acquatici, quindi hanno la capacità acquatici. No, basta, bisogna tirarli fuori dall'acqua. Io ritiro l'uno, giusto? Posso darti un consiglio? Prima conta, vediamo perché magari è un 9 o un 1, perché i 9 sono in realtà peggio degli 1, sono i 9. È vero, hai ragione, stavo pensando la stessa cosa, infatti non ho dovuto buttare via un sacco di punti. Quindi c'è... Quindi io infatti fatevo subito 9, aspetta che ho usato 9, 9, che cazzo è? 5, 9 e 1. 6, vedi, io devo buttare via un 9 ad esempio. Perché facendo tutte le somme ho 7, fatto 6, ma mi rimane 3, fuori. Mentre invece io ho fatto 7 incrementi, mi sa che me li tengo, vaffanculo. 3, 4, 5, 6. Ci ho fatto ragazzi una marea di 9, ho fatto 4, 9. No, aspetta, 9, in realtà posso... sono veramente... No, no, aspetta, io posso ritirarne 9. Uno, perché magari se faccio 10 ti posso regalare un dado. Perché io ho 2, 9... Quindi se ritiro questo 4, posso, anche se faccio 1 faccio comunque un incremento. Sì, sì, certo. 2 faccio comunque un incremento. Va bene, no, io ho fatto 7 incrementi puri, non mi avanza un dado santo. Ok, io ritiro un 1. 6. Io ritiro un 1, 6. Io la faccio sporca, ritiro un 9. Oh, perfetto. Ne, 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 ne. Sì, assolutamente. Io ne ho fatto un botto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 anch'io. Io 6. Così sì. Mi compri due dadi? Sì. Ho fatto 7 e 2. Sei più arrogante. Comprami 7, 2 dadi. Cazzo, una one shot. Mi compri 2 dadi, no, eh? Ogni tanto mi è capitato di dire di no, perché magari in sessione speciale troppo tanto, c'è la scheda, ti aumenta. Io ne ho fatti 6. Vantaggi, perché come ti dicevo, come puoi comprare l'abilità? Uguale, vuoi i 3 atti per prendere l'abilità a 3? Però puoi prendere anche il vantaggio di 3 punti, perché i vantaggi vanno da 1 a 5 punti, piuttosto che cambiare un tratto.
Quindi c'è, cioè, dopo tanto che giochi, è una scheda fighissima. Sì. E cioè i punti eroi veramente come li spammi proprio. Sì, li spammi, cioè li usi tantissimo, solo che ogni tanto dici no, non ti compro un cazzo perché sennò non, cioè, diventate... Finiamo. Certo, certo. Perché voi, noi siamo eroi, cioè noi partiamo, questa qua è la scheda base con cui partiamo ed è già molto cicciosa. Cosa si intende in questo gioco con si sacrifica? Non penso che ti ammazzi. No, però ti sacrifichi. Quanto è, quanto è scritto in generale? Metti in pericolo. Non che si verifica automaticamente il pericolo. No, si sacrifica, cioè c'è qualcosa, cioè si sacrifica per il bene dei suoi. Per la garantire la libertà di un altro. In questo caso io ho la testa e mi sta venendo mozzata. Tu ti metti in mezzo il tuo braccio e magari ti prendi due ferite. Ok. Questa cosa qua. No, no, tu considera, c'è anche scritto in 7C, i giocatori non dovrebbero leggerlo, che se tu ti butti da un palazzo di 20 metri non muori. Ti spacchi le gambe, quattro ferite, però non muori, perché la morte in 7C è talmente... Cioè, la cosa bellissima è che ti spiega, tu puoi avere una storia personale, dire al GM, magari il tuo personaggio, io sto giocando, tu stai giocando Alfonso, io gioco la sorella di Alfonso, all'inizio della campagna io calmarsi e faccio, master, io voglio che il mio personaggio muoia per salvare Alfonso. Quindi tu, nella tua storia, morire... E quindi tu, c'è, cioè, la morte in 7C è come tutto 7C. È un momento di cinema. È un momento guarda, hai usato il termine perfetto, Robby, è cinematografico. Quindi non ha senso morire per cazzo, ho fatto tutti uno, muoio. Cioè, è da stronzo. È il motivo per cui l'unico che ti può uccidere è un malvagio se spende un punto pericolo e nessun altro fa nulla per farlo. Capito? C'è anche in tre, vuol dire che prima dovrebbe uccidere, dovrebbe arrivare a zero incrementi io, zero incrementi tu, zero incrementi Robby. Sì, cioè, che a quel punto è una tragedia cinematografica. Esatto, è una tragedia. Poi magari comunque se siamo tutti quanti a zero, lui magari dice come cazzo faccio, non posso più fare nulla, e si ritira e si riparte tutti quanti con gli incrementi. Capito? Okay. Quindi la morte è impossibile. A meno che logica non ti dice c'è un mare di squali, mi butto nudo. Vabbè, sì, te la cerchi, va bene. A quel punto è il comic relief. Sì, esatto. Allora, abbiamo. Voi ne avete 7 tutti e due. Sì. Io, naturalmente, capitano parte per primo perché io ho fatto 6. Ho mediato con donna squalo limone. 7 successi. 7 dati. Tu quanti ne hai fatti? 6. Vabbè, non è che cambia molto. Ne ho 6. Ho una domanda. Ma se io, tu ci hai parlato di appunto opportunità e pericoli, mettiamo che io spendo un incremento per zittire le voci che ho nella testa, zittisco le mie voci o zittisco le voci? No, le tue Claudio, solo le tue. Ah beh, allora... A meno che tu non abbia qualche vantaggio, qualcosa che puoi utilizzare i tuoi... Allora io premetto, tu puoi utilizzare i tuoi incrementi, su qua vale per tutti, per impedire, esempio, se uno sta sparando, tu puoi utilizzare, sta sparando a me... A Roberto e a te, sì. Tu puoi usare tre incrementi per evitare, per prenderti tu le ferite o per evitare che ci colpiscano. Ci sono tre che ci stanno parlando nella testa. Tu io puoi usare tre incrementi tre... per dire mi salto su e ti do un cazzotto e gli lancio una stragramente in testa a un'altra. Mi piace. Okay. Tu sai che io però ho una volontà di ferro. Ok, e vabbè, lui è ancora non è un problema. È un allora, mettiamo, diciamo che per adesso la prima cosa che faccio, perché io... Perché ci sono pirati e pirati, e la prima cosa che faccio è spendere un incremento saltando di roccia in roccia, come ho detto appunto, devo spendere un punto peraltro. Io sono fuori dall'acqua quindi. Per rubare uno di quegli oggettini che sembra molto molto interessante, ci si può pensare dopo ad affettarle. Intanto però uno di quelli me lo metto in tasca. Non so cos'è, ma è vecchio, è antico, e le cose vecchie e antiche di solito ti conducono sempre in posti interessanti. Magari è la porta che ci serve per arrivare alla fonte dell'eterna giovinezza. Quindi il mio primo incremento è speso così. Ok. Il tuo incremento è speso per prendere il suo oggetto. Sì. Ok. Ti allunghi verso quella che sta venendo verso di te. Riesci in un modo molto aggraziato, certo, ad aggirarla e farla andare oltre di te, strappandole al contempo ciò che porta alla... Scalpo! È legato in vita tipo cintura. Certo. Siete mai stati nei Boy Scout? No. Sì. Non nei Boy Scout, ma all'oratorio sì. Prendi questo affare e quando lo prendi in mano vedi che è un ciondolo. Ok. Sembra una conchiglia, ma sì, è illuminata come l'acqua dove siete immersi. E anche se la tiri fuori, quindi non è l'acqua che in qualche modo la sta illuminando, perché quando la tiri fuori si asciuga, cade l'acqua che c'era addosso, continua ad essere illuminata ed è più luminosa dell'acqua che c'era. Ah! Quanti incrementi hai usato, Claude? Uno! Ah. Quindi sta a te. Sta a me? Allora, io sono preso dalla foga, visto che la sto tenendo, io li uso tutti e 7. E la Madonna! Tu
volevi fare amore con me, poi cerca di mangiarmi a testo su rana, a me non va per niente bene. Cerco di aprirla letteralmente in due. Cioè, ok, dalla mandibola ci apri. Quindi hai fatto 7 danni. Io faccio sì, non so se un villain. No, però in teoria 7 danni. Esattamente 7 danni. Se fosse un duellante ne avrei fatte follie, però non sono duellante. Lo cerco di aprire, proprio c'è. Cioè, tu brutta strozza che cerchi anche di attaccare capitano e i miei compagni. Cioè, voglio aprirla. E sentite un orribile suono di tendini che si strappano, muscoli che si staccano dalla carne, l'urlo disumano di questa creatura che un po' fa vibrare l'acqua in cui siete, e tu ti ritrovi con due metà di sirena in mano. Io tengo metà di testa. Domanda. Ma lui, visto che non ha speso l'incremento, non dovrebbe affrontare le conseguenze? Sì, possono anche capitare dopo. E anche dopo. Lui, okay. Magari. Cioè, scegli tu. Io adesso ho pensato di usarne, ne uso uno e faccio 6. Invece a me piace l'idea di ricevere una ferita, perché oggi okay. Magari le mani mi si infilzano, magari sono rincoglionito, adesso mi metto il coso in testa, mi succede qualcosa. Provo, non mi frega niente, sono un surano preso dalla violenza, sento la voce, voglio, pensando che se la apro, sta voce con il effetto, e poi me la voglio mettere in testa. Cioè, mi immagino tipo Road Dog di Overwatch. Cioè, sì. Quella la skin da squadra, esatto, quella ancora. Esattamente così me la sto immaginando. Dai, io piaccio, tuo sangue ovunque. Ricoperto di sangue di squalo. Penso con due metà di sirena in mano. E una ve la lancio. Le altre due si girano verso di lui. Io ho fatto stronzate. È una vocale quella. E siamo noi due, no? Cioè tu, quindi tu. Io ne ho fatto. Ne ho fatti tutti qui. Quindi siamo tutti e tre. Inizi tu. Esatto. Vado io. E loro ne spendono 4. Per saltare entrambe addosso a Yevgeni. A Yevgeni. Ma povero Yevgeni, poverino. Con noi c'è ancora la voce? Dove so, c'è ancora. Nella tua testa no. Nella nostra sì. Nella vostra sì. Nella mia specificatamente. Sono libero da ogni preoccupazione, da cosa ci sono. E c'era anche un in testa. Io cammino, urlato con e senti i denti che ti stanno tu perforando. Tira via Donna Castigliana che morde duro. Per fortuna morso braccio. Lo squalo martello con cui hai bastonato i chiodi sulla nave aveva morso molto meno. Arriviamo. Tu la sparare contro queste. Continua ad andare avanti indietro. E sono 4 ferite. Giusto. E io ho speso quindi 4 incrementi e me ne rimangono 3. Vai. Vado? Allora. Io sto correndo avanti e indietro, urlando. Perché ormai sei nell'acqua, ma sei nell'acqua solo fino ad altezza. Io una cosa sanguinolenta. Allora, in testa io avventato quale sono, lui ha detto sono libero, io continuo a sentire la voce, ho detto 50-50, forse è la mia, magari mi libero. Mentre lui mi passa davanti urlando in maniera disarticolata e portandosi dietro, io con un movimento fluido sono in piedi su uno scoglio, loro mi passano di fianco, io faccio un affondo di stocco velocissimo che quasi non si vede, e a differenza di lui spendo 6 incrementi per fare 6 danni a uno dei due squali, facendo però soltanto un foro infinitesimale che un corner ci metterebbe delle settimane a trovarlo. Tu lui no ha una delle sirene ripartito pianti la stocchettata nella sirena e senti però per un attimo il suo urlo nella tua testa e rimani stordito, incapace di capire persino da che parte sei girato, perché l'unica cosa che riesci a vedere sono delle luci molto soffuse e scomposte davanti ai tuoi occhi, mentre il tuo cervello sta rimbombando, continuando a sentire come l'eco continuo di questa voce che ti urlava nella testa, mentre tu vedi il corpo della sirena che si accascia in acqua. E io appena vedo questa scena qua, io mentre c'è l'altro tira mano, mi abbasso, tengo ferma con un piede la mascella, prendo l'altra, la strappo anche questa. Capitano! Gli metti in testa. Ce n'è una ancora attaccata al braccio. Che bello! Non sparare, ti prego. Io non capendo niente, sento un tepore sulla testa, non capisco niente, dico grazie. Io prendo la pistola, intanto spendo un punto. Qual è morta? Quella che parlava a me o quella che parlava a lui? 50-50. La spa ha presa una a caso. Tira, lui. Master, vediamo. No, e io ho detto. Ma io mi sono stordito perché la creatura che lui ha colpito. Ah, ok.
Quindi io ce l'ho ancora la voce nella testa. Sì. Spendo un punto per volontà indomabile. Ah, questo per assecondare la voce nella testa. Per volontà indomabile. Quando spendi un punteroe, durante un incremento, durante un'azione, spendi anche un incremento. Ma questa è una cosa passiva. Posso spendere un punteroe per resistergli automaticamente? No, certo, no, questo qua sì, però se tu lo usi durante una scena d'azione, quando usi un punteroe, spendi anche un incremento. Così. Ma scusa, ma dopo devo spendere incremento per non farla funzionare. Certo. Quindi non mi sembra un cacchio spendere il punteroe. No, perché questa qua la usi magari quando non hai non hai incremento, quando non ti incontri in una scena drammatica che non metti che tu sì. Allora non lo spendo, no, spendo un incremento e basta. Ma almeno puoi spendere, vabbè, nel senso, se il master, metti che il master ti avesse detto per resistere al suo potere mentale ti servono tre incrementi, tu dici ne spendo uno, ti spendo uno e un punteroe. Vabbè, io spendo l'incremento, mi avvicino, spendo un punto. Qua adesso per fare manualità mi costa sempre un incremento? Se, però è sempre inerente alla mira. Manualità cos'è? È quello che riparo una cosa. Cosa vuoi riparare? Allora, voglio manomettere la pistola per non far partire il proiettile, ma farle fare un'esplosione tipo di sei il solo è bellissimo di sparo. Ah no, è vero, non ti serve l'Italia adesso. Solo ruolala. Ah, ok. Ruolala, no, cioè manualità è se ad esempio il medaglione si fosse rotto, tu cambi il tuo approccio e inizi a riparare il medaglione lontano dalla guerra. Allora io manometto, cioè tipo tolgo il proiettile, metto un po' più di polvere da sparo, mi avvicino a quella che c'ha lui, gliela punto praticamente sulla testa e mi metto in modo che l'esplosione, il rumore, magari dia anche una botta a lui. Anche se mi faccio del male. Fighissimo. Fighissimo, cazzo. Fighissimo. Quindi fai un po' di lanciafiamme portati. Sì, faccio una specie di mini lanciafiamme. In realtà voglio, il mio scopo è togliergli di dosso la sua e magari scrollarmi lui. Certo. Ferendomi in caso. Col contraccolpo del gomito e tiri una gomitata in testa a lui che si più rumore. Un rumore. Bellissimo. E cosa succede? Vedi la sua testa esplodere in un'ondata di fiamme. Rimane praticamente solo dalla mascella in giù. Ah, se può succedere, allora li spendo tutti, li faccio i danni. Rimango a uno, voglio provare a fare qualcosa. Ne spendo quattro allora. Rimane il suo corpo solo dalla. Volevo solo spostarla! E vedi che. Ma non metti tutta la pistola adesso. Adesso sparo solo così. Cade, si stacca dal braccio di Evgeny, lasciandogli comunque i buchi ormai profondi nel braccio. E in quel momento ti accorgi che il fratello di Kyle non se n'era mai andato. In qualche modo aveva nascosto la sua presenza, non lo vedevate. Però adesso te ne rendi conto solo per pura casualità. E dato che io ho ancora gli incrementi. L'incremento. Ma lui l'ho fatto riprendere? No. Ah, ok. Ah, volevi farlo anche riprendere? Sì, volevo farmi magari anche del male io per farlo riprendere, perché io ciò che se mi sacrifico per garantire la libertà di un altro, in questo caso potrebbe essere la libertà della sua mente, guadagno un punto. Prendo una ferita. Ok, sì, sì. Ok. E mentre ti riprendi con ancora il medaglione in mano, Morgan ha messo la mano sul medaglione e te lo sta strappando di mano. Mio! Attenzione. Tu non sai cosa fartene di questo, Kyle. Ma tu sei avido per niente. Io sono l'unico che vi può portare fino in fondo, lascialo. L'ho già vista questa scena da qualche parte. Kalima. Kalima. Shaktide. Quando si tirano. Malan è già più avanti di noi. Vuoi lasciarlo vincere? Alfonso, anche tu. Inutile come sei. Lasciala! Io ho ancora un incremento, quindi ti punto il fucile che non ho sparato col fucile in Castiglian stand off. Lui tira fuori la pistola e la punta verso di te. E io gli punto lo stocco alla gola e gli dico: tu dimmi a cosa serve, io te lo lascio. E voi sentite la porta di pietra che si apre e sentite dei fucili. E ci giriamo tipo tutti e tre un attimo. Esatto. E c'è Maxime Malan sulla porta con quattro moschettieri della Guardia Imperiale che vi stanno puntando i fuoco addosso e vi dice: quell'affare non servirà a nessuno di voi quattro, perché nessuno di voi quattro uscirà da questa caverna sulle proprie gambe o perlomeno ancora dotato della sua mente. Nessuno di voi quattro mi piacciono gay. Morgan, portamelo. Lui ha in mano
Questa è una domanda molto importante che ti faccio. Io sono ancora un incremento, eh. Io sono ancora in gioco. Cazzo, top. Cazzo, questo è importante. Questa è già, non sono tenuto apposta. Questo era quindi loro. Adesso tu quanti ce n'hai ancora? Due. Quindi sta ancora a te. Ma adesso lui mi stava chiedendo se avevano in mano qualcosa. Una cosa importante, poi fate tu di questa informazione, cioè quello che vuoi di questa informazione, perché la sai anche tu, la vedi anche tu. No, 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 ma la vedi per forza, è semplicemente una cosa che non è esplicitata. È un medaglio, è un ciondolo, questo vuol dire che ha una parte di legaccio e una parte di ciondolo. Esatto. Ho in mano io il ciondolo e lui il legaccio o il contrario? Dimmelo tu. Flip coin. Flip coin. Te sto conoscendo. Allora, pari, ho in mano io il medaglione, dispari, ho in mano lui il medaglione. Ah, quindi c'è dato da considerare. Sai qual è il fatto? Che se ha in mano lui il coso, lui col suo incremento, se taglia il tutto... Ma legaccio. Ma dipende se ho in mano io o lui. Vai. Uno ce l'ha in mano lui. Fumble, fumble, però, fumble. Pur sempre sparare le mani. Questo è vero, però tu sai... Sì, però c'è il mio, la mia arcinemesi lì. Che tutto sommato cioè, ha anche senso, perché se io gliel'ho rubato, non l'ho rubato dal medaglione, l'ho rubato dal legaccio. Arcinemesi. Il mio arcinemico. Niente, lui ha in mano il ciondolo, io ho in mano la corda. Com'è? Sta ancora Claudio. I moschettieri puntano i fucili verso di voi e Maxime Malan, dopo aver detto Morgan riportamelo, guarda Alfonso e gli dice: come sta tua madre? Gliel'hai portate le arance? Sta meglio della tua, grazie. L'ho vista ieri notte. Non ha più i riflessi di una volta. Vediamo se ce li hai tu. Giocando a calcio, interessante. Vediamo se i tuoi sono più dei miei. Dopotutto, io sono in una posizione più alta e avvantaggiata. Fuoco! L'ho già sentita questa. Non l'ho finita bene, se non sbaglio. E io uso un punto. Proviamo in acqua. Pericolo. No, ma sta. Perché i moschettieri ti sparano. A tutti a me. Quanti? Quanti ti sparano? Siamo in tre. No, uno solo. Uno ti spara per ora. Ok. Ma è una ferita critica. E in mezzo! È una ferita normale. Però scusa, in questo caso il più uno dato bonus a tutti i rischi non esiste, è solo se inizi il combattimento. Beh, sì, adesso sì, abbiamo con la ferita. Tutti gli incrementi praticamente. Si torna uno. Tu adesso segni una ferita, quindi una più quella critica. Più una critica. Dopo avrai dadi bonus. Che poi salta quella critica, no? Dopo che segno. Sì. Okay. No, tu adesso quando segni, adesso se prima faccio ferita... ta, poi ta. Esatto, esattamente. Ok, quella esattamente. Ah, dove c'è i buchi delle frecce? Ancora un po'. No, Alfonso! E l'altro, uno degli altri moschettieri, sta puntando il fucile verso Kyle. Cane. Morgan, lascialo a me. E allora lui si gira e spara di nuovo verso di te. Mi voglio mettere in mezzo. Sono due incrementi che devi spendere. Sì, infatti adesso ho un altro incremento che posso spendere ed è l'ultimo che spendo. E anche un punto pericolo. È un'altra ferita critica. Un'altra ferita critica. Ti sparano al braccio e fai molta fatica a puntare il fucile. No, difatti ti hanno al punto tutte e due le braccia. Io difatti sto tenendo il fucile col braccio ferito, solo col destro. La sinistra è libera. Sta a me? Sì. Io lo ti sei sempre dimenticato che sono ambidestro. Sposto il fucile nell'altra mano. Con quella ferita prendo l'altra bottiglia di whisky che avevo preso per dargliela a lui dopo per calmarlo. La lancio verso i tizi e con una mano sola gli sparo. Benissimo. Fantastico. E uso manualità per lanciarla bene per sicurezza. Bellissima, bellissima. Esagerare sempre insieme a sì. Bellissima, cazzo. Vedi? È un onore detto da te in questo caso. Ed esplode, ed esplode tipo molotov volante. Vedete il rallentatore, la pistola... Sparare, il proiettile parte. Mi passa davanti esattamente. Passa esattamente a metà tra te e tuo fratello. Che ci stiamo fissando negli occhi. Io vedo il proiettile e lo seguo con lo sguardo. Mi è stato detto che la bottiglia di whisky. Faccio solo così. No. E tra l'altro era ancora sigillata. Come un catcher. Altissimo. No, qual è che fa più fuoco? Alto tasso alcolico. Sì, minchia, altissimo tasso alcolico. No. Salto. No. E se vedo il proiettile mi passa qua in mezzo alle dita. Sì. Colpisce la bottiglia di whisky e la scintilla del proiettile di metallo sul bordo di metallo del tappo, perché era un tappo avanzatissimo. Che tra l'altro si vede la scintilla e c'è quell'istante in cui non succede niente. Esatto.
e dopo vedete solo un'enorme fiamma. Io con la lingua. Colpisce i moschettieri e sentite la polvere da sparo dei moschettieri che gli esplode addosso. Ma è vero che sono Non ci avevo pensato, un disastro. Abbiamo fatto un disastro. Io volevo distrarmi mentre qualcuno andava a chiudere la porta. Perché non ci avevo pensato che qua c'era un polvere da sparo la gente. Aspetta un secondo, ma ci sono stalattiti? La polvere? Sentite, sì. Qua dove siamo noi no. La caverna tremare un po'. L'avevo detto delle stalattiti, avete visto? Le stalattiti dietro di voi iniziano a cadere e davanti a voi nella porta! L'unica cosa che potete fare è sperare di riuscire ad arrivare abbastanza in fretta alla porta. Perché Maxim Malan è già corso dentro, vedendo che stavi lanciando la bottiglia di whisky e sapendo come ragionano i pirati castigliani. Ragionano. Quindi ragionano. Ragionata. Quindi Maxim stava già correndo e in questo momento, data l'esplosione atomica che stai io voglio correre dentro dando tipo una spallata a uno dei moschettieri in fiamme mentre prova a entrare. Ok. Vedete, vabbè, adesso come funziona l'azione di tutti? Adesso fa adesso si ritira. Adesso si ritira. Vedete semplicemente che la porta sta iniziando a inclinarsi e mano a mano che le crepe riempiono la cornice di pietra della porta, l'acqua in cui siete immersi si sta spegnendo. Ok. Allora, noi dobbiamo essere un altro approccio, giusto? Sì. Allora, quello che voglio sapere è... Ricordati che i nemici hanno... Beh, in questo caso, i nemici hanno due dadi in più. Sì. Se fossimo tutti a tre, avevano sei dadi in sì. più. Sì. Basta, sì, questo qua. Il punto qual è, scusami, Master? Adesso, quanti nemici ci sono? Cioè, l'unica cosa che dobbiamo fare è fuggire. Adesso o inseguire montagne. L'unico nemico che avete visto è Maxim Malan. È un... E suo fratello, in teoria. E suo fratello. È un rischio a tempo. Cosa significa rischio a tempo? Noi tiriamo tutti quanti gli approcci e il Master può dire, quando risiete a due incrementi, vuol dire, metti che io faccio 5 incrementi, 6 incrementi, 3 incrementi, mm-hmm. quando tutti abbiamo due incrementi, la stanza crolla. Ho capito. Quindi okay. Tu devi fare in modo di andartene prima di arrivare a due incrementi. Esattamente. Il problema è che magari c'è sempre lo stronzo, dice 8 incrementi, ne uso 6. E usa subito 6 incrementi e tu dici, ma sei stronzo, cosa facciamo? Cioè, dobbiamo essere obbligati a scappare. Quindi in questo caso qua, quindi la cosa più ovvia è buttarsi dentro. Scusatemi, è Dexter, è tuo fratello? E sta tenendo il ciondolo. Io e lui stiamo ancora tenendo. Ah, quindi lui... la scena è tu stai tenendo il ciondolo. Lui sta tenendo il ciondolo, io sto tenendo il... cioè vi state contenendo il ciondolo, esatto. E quello e Alfonso ha fatto esplodere tutto. Esattamente. Ok, perfetto. Allora, e io ti do sì. tre dadi in più. Perfetto, top. Io a te. Io a te. Non devi darmeli a me. Io a te. Perché? Cioè non devi dare no, si dà, si mette qua. Ah scusa, lo devo spendere. Sì. Abbiamo tutti, l'ho dato a te. Perché altrimenti è facile. Io te lo ridò a te. Opa. Fatto, te l'ho dato anch'io a te, quindi abbiamo tutti tre dati in più. Allora io quello che voglio fare è, visto che sono il più corpulento di tutti quanti, possiamo considerare che quando ho fatto dare fuoco ai moschettieri e fatto scappare il tizio ho risolto un problema per l'equipaggio? In realtà secondo me l'hai creato, però non importa. Allora, visto che sono il più grande, il più grosso, posso prenderlo lo stesso? Io perché ho causato un problema all'equipaggio. Allora, io mi butto proprio a modi di ariete contro le stalattitili della porta per sfondare tutto e creare un passaggio. Ok. Quindi vorrei fare un vigore più o mischia o un vigore più atletica per sfondare. Dimmi tu Master, se per te va bene. Direi sì, vigore più atletica ci sta. Perfetto, no, perché io non l'ho usato né atletica né mischia. Cioè io voglio proprio buttare, non voglio cos'è fare... Cos'è di guerra? Arte della guerra. Questa tattica. Cosa qua, esatto, è tattica. Ad esempio se sei un campo di battaglia, se sei un comandante, tu sei dall'alto e comandi le tue truppe con l'arte della guerra. Perciò voglio che la fanteria attacchi quell'unità, allora certo. Usi l'arte della guerra per dargli ore. Ed essere risolutezza. Più arte della guerra o panache. Ma che vantaggi gli dà a loro? No, in questo caso qua niente. In questo caso qua è come se noi fossimo su un campo di battaglia, fossimo i tre comandanti e abbiamo tutti e tre arte della guerra e comandiamo le truppe. Ok, per vedere quanto riesce a comandare. Puoi usare arte della guerra, ad esempio in questa occasione qua, se tu hai arte della guerra, sei esperta e cose del genere, per studiare il territorio. Magari sai che lui sta tirando, vedi che il piede è appoggiato. E meccanicamente che vantaggi mi darebbe farlo? Se hai molti pallini, se hai dei dadi in più, per avere un dado okay. in più e cose del genere. Ad esempio, per dirgli, io gli do l'opportunità, conoscendo il territorio, con arte della guerra, perché mi è capitato di combattere già nelle caverne, e so che se lui lo prende e lo spinge sott'acqua con la piede, lui perde l'equilibrio, mi sto inventando. Per farti capire, devi inventarti più cose possibili per cercare di fare queste cose qua. Okay. Per utilizzare, perché se no non hai mai il dado bonus.
Sì, a me non conviene molto il dato bonus, a parte la mira, perché ce n'ho due in più per le abilità. Esatto, io adesso... Beh no, però il dato bonus fa sempre comodo, ma è mischia perché magari... No, ma se faccio mischia non ho i due dati bonus di mira letale. È vero, però se tu hai già usato queste cose qua, magari cambia la situazione, sai magari che dopo è un combattimento corpo a corpo, non spendi l'incremento dopo. Sì. Allora, io quindi ho... tre da... Allora, un dado perché mi butto di faccia e tutto quanto, un dado perché è la prima volta che uso atletica, e un dado per la stazza... E poi dati normali. Allora, io ho tre di risolutezza. Sì, i tre che mi date voi. Tre di risolutezza, tre di mira. Matteo, ci passate la campagna, mi servono punti, please. Purtroppo è tutto improvvisato, quindi... Tre, allora, tre di mira, tre di risolutezza, uno di mira letale, uno da cecchino e aspetta, uno... Aspetta, però tu non hai scritto cosa fai. Ah, io voglio correre dentro prendendo le delle pietre... E tirarle in testa al tizio, alle gambe, per fermare la sua corsa che sta scappando. Ok. Il mio approccio... Ti direi che è più vigore che grazia, però. Ok. Il mio approccio... Che stai cercando di fare uno sforzo correndo e lanciando... Sì, sì, è giusto, è chiaro. Allora, io il mio approccio è un lato di me che non si è ancora visto. Io sono rissoso, ottengo un dado bonus quando compio un rischio di rissa combattendo con un tavolo, uno sgabello, un pezzo di legno o qualsiasi altra arma improvvisata. Ho un dado bonus in più perché sono ferito. Ebbene no, perché io uso sempre comunque un po' di panache quando faccio queste cose. Guardami... Guarda, è bellissimo che come abilità, come tratto ci sia la panache. Verissimo. Allora, quello che voglio fare è... Perché comunque è mio fratello e comunque gli voglio bene. Comunque mio fratello, comunque gli voglio bene. Guardare negli occhi mio fratello e dirgli: sarà quello che ha sempre, sarai quello che ha sempre studiato, ma sei sempre stato quello gracile. Prendere il legaccio che teneva l'amuleto, metterglielo attorno al collo, prendere una specie di presa di wrestling in modo da tenerlo subdued sulla mia spalla e correre dentro per salvare anche lui. Ok, allora è vigore più atletica. Che è esattamente il pull che avevo fatto. Non è carisma più erbolisteria. È carisma più erbolisteria. Ricordiamoci che carisma più erbolisteria è sempre un bel per vostra conoscenza. Uno di Dexter Morgan e uno di Maxim Malan. Due pull. Però i due dadi bonus lui ce li ha tutti e due. Ah, giusto. Sì. No, se tiri due pull, sì. Se tira due pull, quindi c'ha quattro dadi bonus. Basta. Due per uno. Uno per l'altro. Che maschera, che città, vabbè, devo tirarli. Aspetta, conseguenze. No, è finita, opportunità, è misteri. Riempi tutte e due. Nomi, cose, città. Nomi, cose, città. Allora, le opportunità sono che se riuscite ad arrivare nella stanza e raggiungere quello che solo riuscite a intravedere, che c'è più avanti, prima di Maxim, riuscite a rubare quello che anche lui sta cercando. Il libro, probabilmente. Estremamente probabile. Ma noi lo facciamo a pezzi. Le conseguenze. Io adesso in questo momento sto in modalità Juggernaut. Cioè vado. Ma non rompere il libro, ci dobbiamo fare la birra. Le conseguenze sono: fonte di investimento, fonte di soldi, nostra ricchezza, vecchiaia. E le pietre vi stanno cadendo in testa. Quindi vi fanno due ferite. Però li potete ridurre. Io ho lo squalo in testa che mi attutisce. Anche caro, anche caro, sì, potrebbe. Sei tu che hai voluto sparargli in testa e ora il copricapo fashion a forma di squalo. E potete ridurre le ferite con gli incrementi. Con gli incrementi. Una per incremento. E come diceva prima Nicola, dato che l'ha buttata lì, è una cosa a tempo, quindi quando arrivate a due incrementi. Ma è un'altra scena questa? È la stessa scena? La stessa scena. Quindi okay. Non le ferite okay. Sono sempre le stesse. Perché si continua. Io non le ho sentite, ma non è un problema. A due incrementi muori se non è questo l'ho capito, erano le opportunità. Vediamo. Le opportunità sono che se arrivate nella stanza prima di Maxim, yes, riuscite a prendere il libro prima che lo prenda. Ok, giro. Perfetto. Che tiro di merda. 8 e 2 un incremento. 7 e 3 un altro incremento. Ma vaffanculo. Aspetta, io faccio. Wow. 5 e 5 un altro incremento. Intanto rispondo anche a Christian Zoltar che dice: grande Zoltar, sono passati al video, sì, da 3 anni. Zoltar, se la smetti di fare il figo, magari. Io spendo la fortuna del diavolo. Se non giochi con Chris Perkins, se giochi con ti dico, Master, io spendo la fortuna del diavolo e una mia capacità. Dopo aver tirato il rischio, l'eroe puoi spendere un punto per rilanciare quanti dadi desidera. Ok. Ricorda che devi tenere però quei valori lì, eh? Sì, sì, lo so, ma infatti sto tirando quelli che io ho fatto 7. Anch'io 7. Con Maxim. Con l'altro? Ma perché c'avevi due in più.
Allora, togliamone uno, uno, così almeno abbiamo sette incrementi, che è più semplice. Tac, tac. Io ne ho molti di meno. Io ne ho 1, 2, 3, 4, 5. E quindi... però mi compri un dado? No. Questo giro li ho usati tutti. Sono a 7. Tu ne hai che ti avanzano? No. No, okay. Li ho usati tutti. Quindi, quello che vedete è Massimo. E anche quasi tutti precisi, eh? Sì. Ho sforato tipo di 2. No, io ho avuto un 9 e un 8 messi insieme. È perché avevo tutti quanti. Io ho 7, 4 e 6 e 5 in più. Buonissimo. Mentre le pietre vi stanno iniziando a cadere in testa, vedete Maxim che sta correndo dentro e si sta buttando verso quello che sembra un antichissimo altare in pietra. Anzi, sembra quasi madreperla, da tanto è luminoso e luccicante. Che sta al centro di questa stanza perfettamente circolare, su cui è appoggiato qualche cosa che riconoscete essere un libro. Libro di ricerca. Lui si butta sul libro e, tenendolo in mano davanti a sé, vi dice: ormai è inutile che voi continuate. Se volete, l'unica cosa che potete fare è arrendervi e uscire vivi da qua, perché l'uscita è alle mie spalle. Con questo libro in mano io sono invincibile. Voi non potete assolutamente pensare di sconfiggere me. Morgan, occupati di tuo fratello. Allora, mi fai mentre partire. Mentre stai correndo, fammi partire a me che tiro da lontano. No, fidati, fidati. Va bene. Fidati di me. Fidati di me che adesso facciamo la figata. Allora, io mi butto facendo spazio per loro per passare e uso un incremento. Vedo che tu mi segui. Con un altro incremento, vedi che sto proprio tenendo una pietra in mano e so fare così. Con un altro incremento. Io spendo un punto pericolo, perché se mi vuoi rubare il libro di mano... Non voglio rubare il libro di mano, voglio dare un'opportunità a lui. Va bene. Dobbiamo fare... Perché cosa avresti speso in questo caso? Tanto questo dura poi per tutta la scena. No, per un round. Per un round, per quello. Quindi io uso un incremento, perché ti faccio... Salta su schiena, io mi abbasso e ti faccio a mo' di trampolino... Tieni il libro così. Scusi! Tieni il libro così. Tieni il libro così. E ti urlo: fai saltare mano destra, penso io a sinistra, e ti lancio. Quindi tu sei in aria. Ti do almeno non ho fucili. Non ho potuto ricaricare. Ti lancio una pistola. Opportunità. Ah, okay. Con una. Con un. Ho finito i colpi mentre corro verso di te. Hai finito i colpi? Io mi abbasso di colpo, mi metto così, lancio una pistola in aria. E io salto. E ho un incremento. Uso un incremento per crearti questo programma. L'ho già usato, perché ne avevo 5, uno usato, l'altro per crearti. Lancio la pistola in aria e ti urlo: fai saltare in mano a figlio di puttana uomo donna. E tu, se tu devi spendere un incremento per prendere questa opportunità qua. No, prima salto. Sì? Sulla tua schiena e poi posso farlo. Esatto. Salto sulla sua schiena. Prendo con un incremento la pistola. No, spari, prendi e spari. Io ti do l'opportunità per sparargli. Quindi ovviamente è sparare. Ah, ok. Esatto, allora aspetta, prima di sparare, mentre salto, sto per prendere la pistola, guardo bene giù, cambio il mio approccio, quindi vado 6 e spendo un incremento per analizzare bene cosa sta succedendo a lui, perché lui ha detto: sono invincibile, voglio vedere se tipo probabilmente c'ha qualche protezione sulla mano o altro, quindi se sparare al libro o a lui. Tu lo spara a fonte di denaro! Futuro, vecchiaia da bravo baciccioso! Ma no, vecchiaia, eterna giovinezza, vecchiaia, non sparare al libro! Bravo, senti! Un proiettile di quei tempi, non so, secondo me buca copertina a qualche pagina. Dei libri, quelli belli spessi. Magari quelli importanti. Ma questo magari è antico. E quindi vabbè, ma non stiamo parlando in questo che momento. Darlo a lui, sì. Comunque, quello, che, quello che vedi, non sei sicuro di che effetto avrà, ma c'è una specie di fenditura nel nulla, nell'aria, rossastra. Che cazzo, le blessure, dai, anche tu, Claudio, cazzo! Dove, davanti a lui? Davanti a lui, che si sta mano a mano ingrandendo. Adesso non è più grossa della sua mano. Ok, ma lui mi sembra la mano protetta da qualcosa. La mano di per sé no, non ti sembra che sia protetta da nulla. E allora io salto. Vedi solo questa fenditura nell'aria che sta facendo. Allora io prendo la pistola mentre sono in aria. Io sto male perché sono surano. E mentre sono in aria provo a girarmi un attimo per non prendere la spaccatura e sparargli a una mano. Tu mentre spari senti che inizio a urlare, dolore testa capoccia di Yevgeny, e urlo come un pazzo. Aspetta, gli sparo sulla mano e gli tiro anche la pistola in testa. Ok, gli colpisci la mano
e vedi che rimane, cioè gli salta di netto la mano. L'hai colpito in una maniera come non sei mai riuscito a colpire nessuno. Vabbè. Non sei mai riuscito a tranciare la mano a una persona. Ma inizia a uscire sangue a cannone. No, no, io non so niente delle magie del sangue, quindi. Però io sono un surano. Che un beh, adesso, se proprio vogliamo fare i pignoli, non dovrebbe esserci tanto sangue in una finita di un'arma da fuoco di quei tempi. Aspetta, perché io ho intenzione di fare un'altra cosa, quindi fidati. Non gli hai sparato a bruciapelo, no, per cui la bruciatura però l'ha preso. Gli hai fatto esplodere una mano per l'onda d'urto. Quindi il sangue c'è ed è parecchio. E sentite che tutte le vostre... gli oggetti che avete addosso vengono attirati da qualche cosa che sta dietro di voi, e nella fenditura che c'è davanti a lui vedete le vostre schiene e vi sentite attratti attraverso questa fenditura nell'aria, e vi girate dietro e c'è dietro di voi una specie di grosso portale con del sangue che gira intorno a questa fenditura, e vi sentite attratti attraverso questo portale. Quanti incrementi hai ancora? 4. Ok, 5. 5, 6. La blessure. Non dovrebbe essere marchiato l'oggetto per chiamarlo. È l'unica cosa che ho detto prima. No, 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 l'oggetto per chiamare è una cosa, se fai una blessure piccola, tipo tu la tua pistola ce l'hai a casa a... e la puoi prendere. A Castillo, tu fai un piccolo squarcio, metti la mano e la prendi. In questo caso qua lui sta creando proprio un portale. E sta usando un punto pericolo per farlo. Non è una... non è un porté, è una blessure. Per farti capire, i sorcieri porté... stanno ai sorcier cattivi come un chirurgo sta a un macellaio. Un portè sarà blessure come un chirurgo sta a un macellaio. Ah, ok. Sono squarci proprio che rimangono per un sacco di tempo, cioè creano disastri temporali, spazio temporale, un bordello. Bastardo Montaigne maledetto, era logico che preva le blessure. Infatti aspettavo solo questo. Io sto malissimo. Quando un Montaigne apre una blessure o un portè, gli sorani stanno male fisicamente. Ah, ostia. Perché loro sono legati tanto al terreno, quindi sono una magia qua. Infatti sto sputando, sto impazzendo. Infatti adesso impazzisco, se sai. Tu ne hai 6, cosa fai? Io ne ho 6. È una vuota promessa. È una minaccia molto vuota questa, perché sei impazzito dall'inizio della sessione. Quindi... Sì, esatto. No, non sono ancora impazzito, vero. Dai. Non ho ancora usato la mia mannaia gigante bene. Ah no, è vero. Ho solo cercato di tagliare la faccia a uno e basta. Ma sai cos'è che succede? Che la tua mannaia viene risucchiata nel portè, nella blessura dietro di te. E scompare, cadendo ai piedi di Maxim per terra. E lui ci mette un bel piede sopra e dice... Non avrai più questa cosa, e sta tenendo il libro solo con una mano perché con l'altra sta tracciando una linea di sangue intorno a sé. E usa il secondo incremento per tracciare questa linea di sangue intorno a sé, facendo un bel cerchio perfetto. Ma. Posso andare? Posso andare, Claudio? Io ho 5 di incrementi. Anche sì, io ne ho 5, se per quello. Ah, prego, pari. Prego. Ma io sono un baniniere. Io ho l'arpione. Sì. Io tiro fuori il mio arpione. Cambio approccio, perché non è più... Voglio usare mira e voglio usare 4 incrementi, non per ferire lui, ma ho l'arpione con la corda per beccare il libro e ritirarlo a me. Ok. Uso tutti e 4. Fa da, tu avrai mia amata vedova piangente, amore mio, ti vengo a riprendere tra poco, sto parlando all'arma. Amore tu aspetta lì, e tu papà, non ti preoccupare, babucci che arriva tra poco. Prendo l'arpione, do un bacio, faccio il mio piccolo compagno di viaggio, siamo sempre stati assieme, io non ti lascio ma ti riprendo, come se... Un secondo enorme, lancio con una potenza incredibile l'arpione, mentre sta ancora parlando Maxim, cioè lo prendo tagliandogli a... Mi voglio anche tagliare il braccio mentre lo tiro. Mi fare ignoranza, lo ferito solo quanti crediti, però voglio ferirlo. Infilzare purtroppo il libro. Vieni qua, ricciata di eterna ricchezza, birra e giovinezza. E lo ritiri indietro. Ok. Capitano libro! Con il braccio di Maxim. O quel che ne rimane. Anzi, alzo il braccio col braccio che tiene il libro. Capitano braccio che tiene il libro con braccio. Kyle. C'è un braccio. Lui ha ormai tracciato un cerchio intorno a sé e capisci che non è un buon segno. E tuo fratello sta continuando a fare tira e molla con il... Ma sono immortale, con l'amuleto. Cazzo d'amuleto, che cazzo servirà sto cazzo d'amuleto? Chi lo sa?
Spaccaglielo in testa, diventa Diablo. Ok, io vado di ignoranza. Perché è andata in maniera diversa, esatto, questa sessione. Esatto. C'è il capitano che il capitano ha smesso di comandare, sta facendo parlé col fratello per recuperare il medaglione. Esatto, no, stavo facendo parlé col fratello, poi ho detto vabbè, come approccio, lo voglio strangolare per passare. Aspetta. È così semplice. Occhio, io non ho ancora passato la porta, eh. Io non ho ancora passato la porta, ricordiamoci. Attento. Nessuno di voi ha passato la porta. No, io sì. No, anch'io. Sono sfondato. Siamo in passato. Scusa, quanti incrementi hai? 4. Io? Busti, io ho 0. Sai cosa ti dico? Poi c'è sempre il coglione che usa tutti gli incrementi. Pensavo fosse passato la porta anche io. E beh, non ho ancora agito io. Ma non è un problema. Io in realtà non cambio approccio. Io faccio esattamente quello che volevo fare. Tu vieni con me. Prendo la corda che stavo tenendo. Gliela metto attorno al collo. Mi volte una presa di jiu-jitsu, lo tiro su per la e schiena. Senti che lui ha perfettamente coscienza di quello che stai per fare, perché probabilmente si è addestrato dagli stessi maestri che ti hanno insegnato questa. Che cazzo! Questi siete fratelli, giusto? E spendo un punto pericolo per questo rischio. Ti costa più 5 incrementi che tu non hai per riuscire a portartelo via. Ah, può fare anche le infamate così? Allora, sì, perché è master, ma in teoria lui spende il punto pericolo per far sì che la prova devi fare 15 al posto che 10 per ottenere un incremento. Però lui può fare quello che vuole, lui può usare un punto pericolo per aumentare la difficoltà della allora, prova. Però adesso come fa lui a riarrangiare i dadi per fare 15? Può farlo? No, adesso no. No, ovviamente adesso no. Cioè lui glielo fa fare, però dovrebbe usare tutti e 5 incrementi. No. No. Non può farlo perché gli ha chiesto 5 incrementi. Lui per fare l'azione sì, 5 incrementi. Ah, quindi sì, fare tutto. Se vuoi però portarla, crolla, non hai modo di evitare le pietre che ti cadono in testa. Beh, quindi se uno di frigge. Noi lo tira fuori. Aspetta. Perché ha 2 e crolla. Beh, puoi farlo. Se lui ne spende 5, crolla perché lui è già oltre. È vero. No, io posso fare una cosa però. Posso. Non so, sto coperta. Calma, posso. Non taglia esatto. Certo, ma io uso sempre comunque lo stocco perché è un'arma sottile, ma non vuol dire che io non abbia un coltello. D'altra parte sono un marinaio. E quindi cosa succede? Succede che guardo mio fratello, lo sconfinato sguardo di ironia e amore che avevo verso di lui si indurisce per un momento, lo guardo un attimo e gli dico: però sai, vaffanculo. Cambio approccio con un incremento, gli taglio la mano con l'altra, prendo il medaglione e la mano e mi getto oltre la porta. E voilà! E via! Ma la soluzione era lì! Sul palmo della mano! Giustamente non voleva farlo. Ho provato a salvarlo, non l'ha voluto. Che giochi di parole terribili! La soluzione a portata di mano. La prossima volta. Mano tua, braccio mio, mano sua. La prossima volta. Fatti dare una mano. Stata se vuoi anche correre per via, devi però spendere almeno un altro incremento per evitare le pietre che ti cadono in testa. Ci sta e sono perfettamente a 3, me ne e manco e vieni da noi. Sì, e vengo in quel momento, appena lui entra dalla porta, vedete la caverna dall'altra parte che crolla. Ma io non ho ancora 2 incrementi da spendere. No, ma tu sei già entrato. Noi siamo già dentro, siamo ma già quindi sali. Gli incrementi non è come Feng Shui, che è una cosa temporale. No. Cosa? Cioè, se non io. Non è la sequenza esatta. Non è la sequenza delle azioni, ok. Allora, se tu fossi stato fuori con lui, la grotta magari cadeva qualche pietra, perché tu avevi ancora 4 incrementi. Nel momento che lui è l'unico nella scena dove ha 2 incrementi crolla tutto, noi siamo già salvati in cuore all'inizio, perché io ho sfondato dentro, tu mi hai seguito, hai saltato sulla mia schiena e quindi io, per assurdo, non potrei adesso provare, chiaramente non lo farei mai, ma salvare il fratello. Certo che puoi. E no. Come faccio? Se lui adesso crolla tutto? No, lui sta crollando tutto. Tu puoi utilizzare un incremento, magari hai il coso, quindi non lasci nessuno indietro, cose del genere. Dici, io mentre sta crollando uso un incremento per salvare il fratello. E tu con un incremento lo salvi. Ah, ok, quindi lo posso fare anche se sta crollando. Certo, perché non è che crolla tutto subito immediatamente. Cioè, pensati alla scena eroica. Cioè, figa in questa scena qua che tu ti butti. Dici, no, io non posso lasciare nessuno indietro neanche feriti. C'è un background, proprio che dice, scusami, un hubris. Che dice non lasci nessuno indietro, neanche ferito, neanche se è un nemico. Okay. E tu l'attivi per avere un punto eroe, ti butti, magari ti prendi 3 ferite, però lo per porti salvarlo, in salvo. Ok, mi sta a sapere questo. Ok, quindi crolla tutto dietro. E sta a me, perché ho ancora 4 incrementi. Però, c'è l'altro sepolto, vai. L'altro sepolto.
Sì. No, è Maxime Morgan. Morgan. Sì, Morgan Dexter, sì. Maxima, anzi, è lì davanti a voi, ha tracciato quel cerchio per terra. Io premetto che, come ha imitato bene Roberto, il tipo è così adesso. No, non ha più neanche il libro. Ah, non ha neanche il libro, ce l'hai tu. Ce l'hai tu con l'arpione il libro. È vero. Io leggo ricette di birra, che lingua è scritto, non capisco un cazzo, io ho istruzione zero. E tu quante istruzioni? Zero. Zero, io. Ma poi ci arrangiamo, non ti preoccupare. Io è pieno di soldi. Leggiamo, ci sarà qualche cosa. Potremmo in effetti essere politiche. È in effetti la ricetta della birra. Voi vedete che, facendo un estremo sforzo, vedete che la sua mente probabilmente sta cadendo a pezzi e non sta riuscendo a reggere il dolore lancinante che deve essere vedersi asportate due braccia nel giro di pochi secondi. Vabbè, ma aspetta, a me rimangono due incrementi, te quanti? Quattro. Ah sì, ti ho provato. Quattro, ma vince lui. Vedete che si lecca le ferite e con il sangue in bocca sta pronunciando delle parole in Montaigne. E scompare davanti ai vostri occhi. Croissant! No, di cose. Vedete? Però. Visto che eravamo in contemporanea, non posso tirargli qualcosa mentre sta scomparendo. Allora, questa dentro. Cosa qua è una cosa che ha detto anche il mio stesso identico giocatore. È la cosa che ti crea frustrazione, ed è giusto che te lo crei in 7C. Ma non per ucciderlo o per fermarlo. Per sbattergli una pietrata in testa, così arriva dall'altra parte, si salva, ma c'ha un ficozzo fortissimo in testa. Questo qua sì, assolutamente. Però hai capito, c'è il nervoso che ti dà. Allora io li spendo tutti quanto per fare salutami tua madre e gli tiro la pietra addosso. Ciao. Scompare. Anzi, me ne tengo uno. Adesso un'altra blessure. Bastardo maledetto, schifoso. Porco. Vedi, volevo fare il caster. E tu senti proprio lo stomaco che ti si rivolta, la sofferenza. Vomito sul libro. No! No! Però avete il libro. Tuo fratello è morto. Morto. Vabbè, e sicuramente Maxime non sarà in grado di riprendersi e cercare la vendetta contro Alfonso in tempi brevi. Almeno che non sia un villain e ha la capacità di girare a chiusa. Beh, abbiamo un... sono quelli che tornano in presente, che è diventato tipo il pirata steampunk tutto strano, che in qualche modo è riuscito in qualche modo a sopravvivere. Ormai pure cosa ne so, maledetto con io i polvi al posto. Tu c'hai due incrementi. Io ho due incrementi e solo faccio due incrementi. Con due incrementi la blessure è ancora aperta? Non no, tra noi sì, no, sì. La blessure è ancora aperta. Non me lo sa però. Io guarda, te lo sto dicendo da persona che conosce un pochino Seven Seas. Sì, ma lui no. Neanche il suo personaggio forse. Ma infatti io purtroppo, cioè io non entro perché sono surano e sto male con la pressione, solo per quello. Cosa vedo oltre? No, ti prego. Non sei sicuro perché è una cosa molto oscura e con una patina rossastra, ti sembra proprio che sia una ferita. Una ferita del mondo che sta sanguinando. Vabbè, no, aperta dai. Tramite il sangue di qualcuno. Ancora tutto sangue, eh? Avventato per quanto possa essere, non è che ci entro così. Perché non è un porto, è una blessure. Sì. Poi sono voci. È questa roba qui. È schifo. Sangue proprio c'è. Ok. Invece il porto è un portale normale. Cioè, però, nel senso, tu vedi dall'altra parte come vedi esattamente quello che c'è dall'altra parte. Certo. Però no. Quando entri puoi essere lungante. Io, due nel frattempo, mi avvicino. Occhi chiusi. Mi avvicino, spendo il mio punto eroe. Per ricordare a tutti, compreso il master, che io la dinamite a quella a cui ho sparato la miccia, poi l'ho presa. Mm-hmm. E con la miccia ormai mezza tagliata, l'accendo e la butto nel portale. Nooo! L'ultimo incremento. Salutami di nuovo tua madre! E mi lancio via perché non so come funzioni un portale. Quindi magari rimbalza e... Io lo amo. Se voi sentite solo una specie di... vibrazione molto sommessa e... Che sarà poi tipo un secondo di miccia, perché sarà rimasto tanto così. Sentite solo come... una specie di roba molto in lontananza. Dopodiché vedete... Maxim, che viene scagliato fuori dalla blessure, davanti ai vostri piedi. È ancora senza braccia. Il davanti è completamente incenerito e bruciato. E in qualche modo è ancora vivo. E sta non facendo... volevo farlo. Io con le... Allora. Castigliano delle Io con le due con la come si dice? L'ho detto sempre che la dinamite è pericolosa. La tua vita sarà mia. Sì. Forse l'ultima cosa che faccio. E io uso i miei due incrementi. No, l'ultimo. Attenzione. Qui c'è prima il climax, ragazzi. Ma ragazzi. Tan, tan, tan. Si alza in piedi e tu senti il sangue che ti sta ribollendo. Tu, Alfonso, senti il sangue che ti sta ribollendo nelle viscere e voi vedete semplicemente che iniziano a farsi dei bubboni sulla sua pelle
e le bolle iniziano a esplodere e lui inizia a perdere sangue. Ti fa una ferita critica. Quindi tutti i miei 10 esplodono. Anche se non serve a niente. E tocca a me. È in tema, vedi. È ancora un esplodono. Ah! Cane bastardo! Figlio di una strega vacca con lo scorbuto! Scorbuto. In effetti è l'ultima cosa che farai. Perché gli dà fastidio. E gli pianto la spada nel collo. Perché a Plomb che è il nostro capitano anche quando uccide. Assolutamente sì. Da tu mi piace perché tu non squarta smudera. Ci sono pirati e pirati. Concetto. Beh. Gli pianti il mare. Lo stocco. Sì. Nel collo. E mentre rimane praticamente appeso, vedi che fa. E tu verrai con me. E ti sputa addosso del sangue col suo ultimo incremento. Ok. E ti fai una ferita critica. Ok. Tu. Tanto ho ancora i due. Tu sei in botto, ce ne lì. E con lui non c'ho più niente. E poi senti il peso del corpo intero di Maxim che rimane appeso al tuo stocco. Ok. Senza vita. Con l'ultimo. Ah, no, ti ho ricordato. Con l'ultimo incremento, come si dice, nonostante. Allora, la ferita. Come si dice? La ferita critica che mi ha fatto. Mi ha. Senti proprio il suo sangue che sta bollendo addosso a te come se fosse della pece calda. È la ferita di un occhio, ok? Ho un occhio completamente ferito, mi rimarrà una cicatrice. Non credo che ce l'abbia così, ma ce l'avrai. Eh? No, invece. Dai, io ce l'ho proprio così. Io è per. Ah, quindi non l'ha sputata, l'ha fatto. Esatto. Come quando beve la fontanella. Perché quando Kyle Dexter. Perché quando Kyle Dexter viene orrendamente ferito, quando poi guarisce la cicatrice rimane figa. È perfetto, esatto. È. E viene scritto Kyle Dexter. Kyle Dexter. Se lo guardi da vicino, esatto. E io uso il mio ultimo incremento per lasciarlo. Sfruttare il suo peso per farlo cadere dallo stocco. E col mantello pulire lo stocco perfettamente. La prima cosa che faccio appena è finito tutto questo è. Prendo quel rimasto poco di vino che mi era rimasto, me lo metto sui buboni perché ormai sono esplosi che fa malissimo e lui lo lego a una corda, a una roccia. Cazzo stai facendo? Ha detto che tu andrai con lui! Ma è un coglione qualsiasi! Sembra giusto, prima ha detto tagli a corda, bisogna fare cose letterali. Io realmente mi tiro dello squalo qua in testa. A proposito di corde, c'è una corda che pende dal soffitto, adesso la notate. Io tiro via. Pensi ancora lo squalo che ho in testa? E io quindi tengo lui stando attento che non venga trascinato dentro. No, lo squalo rimane lì. Ok. Io con vista d'aquila. Mentre loro fanno tutta sta roba, voglio capire se c'è qualcosa che ci siamo persi oltre al libro che abbiamo e al medaglione che abbiamo. Non so, spriccole scritte. Beh, in teoria gli altri oggetti che avevano le altre tizie sono sepolti dietro. Sì, infatti. Però uno ce l'abbiamo. Magari. Abbiamo anche il libro. Però tu c'è altro? Allontanati da quella cosa che se ha detto che andavi con lui, magari. Il libro c'è il buco di una lama, Si legge uguale. Sì, io non leggo cazzo. Andavo con lui, ma lui è qui, Non è che vada da qualche parte. No, lui non è qui. Io mi tiro via. Il cappello di squalo. Prendo lui. Gli apro la mascella, lo apro appunto. Ma è una tradizione questa che avete. Io ridacchio, faccio. Mi sembra appropriato. Il Montenne Gesuito all'opposto. Mamma, lo scorbuto. Intanto io guardo le vesti. Guardo le vesti che si muovono di Montenna addosso qualcosa che ci potrebbe servire per completare. Ma guarda che tutto bruciato, cioè, è aperto, è mezzo. Cioè, no, io rido attorno un gridino a lui perché l'imitazione perfetta è uguale. Gesuito Maxi. Ah, da molto ridere. Molto ridere. E io mentre collaboro senza con loro. Le braccia però. Gesù da simpatico tu burlone. Io li lascio fare e intanto mi guardo attorno per essere questo mi sembrava un cellulare, per essere sicuro, assolutamente sicuro che non ci stiamo dimenticando niente, perché comunque due cose noti. Okay. Uno, appunto, la corda che cala dal soffitto e il soffitto che è stato evidentemente aperto a suon di dinamite. Ok. Perché non erano riusciti a trovare, certo, un altro modo per entrare. L'altra cosa che noti è che il braccio che era ancora attaccato al libro ha un anello addosso che ha un sigillo di una casa nobiliare di Montaigne, okay, che non è quella di Malan. Quindi lui era qui per conto di qualcun altro perché ne porta il sigillo ed è il sigillo di Monsieur de Combe. Io mi avvicino a Al, gli indico l'anello e gli dico: prima di andare via pare che abbiamo trovato un nuovo arcinemico. Chi è?
Ci sono un sacco di mamme con lo scorbuto. Domanda, lo so? Sì. Okay. Anche perché hai già avuto modo di attaccare alcune delle sue navi. Lui è un ricco mercante. Le abbiamo fatte un po'. Questo, quello si chiama The Comba. E pare che pagasse. Ma penso che se le siano fatte tutte. Pare di sì. Pare di sì. Beh, adesso noi cerchiamo di far funzionare questa cosa dell'eterna giovinezza con questa roba. Ma se non ci riuscissimo, abbiamo qualcuno da andare a interrogare. Da spremere. E mi sembra che abbiamo scoperto oggi che c'è qualcuno che sarà molto bravo a interrogare la gente. Oh, molto bravo. Poi se ti porti il cappello molto di montagna, è stupendo. No, questo qua io do dopo a Dimitrov, il mio cucciolotto. La bestia. Ma non mangia il plankton? No. Penso che mangi. Secondo te io posso tenere bestia che mangia plankton? Io tengo bestia che mangia uomo con sorso intero. Interessante. Basta come educhi tu. Ah, che la dici, dipende da cosa gli dai. Che è la testa su cui puoi usare il tuo background contro. Conosciuto umani che ora, mangia solo se verdura. Tu volessi slegarmi, io andrei sì, su. No, tu tieni lontano da quella cosa perché non si sa mai. No, che no, tu non slega, porto io. Ti mettiamo di zaino, metto un braccio sotto il tuo. Io sono più che disposto ad accondiscendere a ogni vostra paranoia. Sì, no, naturalmente sì, per sicurezza. Salgo, cioè... Arroccio sono talmente forte con una cordicella. Oh, guarda potenza di muscoli. E questa puntata di Fumble finisce esattamente come iniziata. Con noi che saliamo su una corda. A differenza c'è lui sulle sue spalle, legato a lui con una corda. E ho un cadavere di uomo, ma di cappello. Sulla testa. Io storco un po' il naso, però. È vero, tu ce l'hai addosso che ti esatto. Piace, vero? Oh, un mamma con scorbuto. Oh. Attatore, io devo fare il polso. E quello che avete ascoltato era Fumble! Fumble! Abbiamo trovato un gioco che ci si confà. Ma infatti ci giocheremo sicuramente di nuovo. Mamma mia, ragazzi. Questo è poco. Ma vi rende... Io ho quasi paura a dirlo, ma vi rendete conto questo con Koboldi? Sì, ho paura, molta paura. Ma difatti è quello che volevo dire io. Mi sembra molto più... sulla falsa riga di più alla Dungeon World che alla Dungeons & Dragons. Ma infatti nella chat di... No, aspetta, nella chat di Fumble... Beh, di Dungeons & Dragons non c'è niente. No, c'è niente. Io nella chat di Fumble questo gioco l'ho descritto come il Dungeon World per Roberto. È vero. Che ci stava per fare. Ok, ci sta. Potremmo fare questo con orchi. Sarebbe molto bello. Sarebbe molto bello. Noi... ci puoi mettere dentro proprio. Allora, non c'è niente. A parte che è nostra deformazione professionale, noi facciamo mashup di tutto, proprio. Non ce la facciamo. Se vi divertite, ma a proposito di mashup... aspetta, a proposito di mashup, adesso lasciamo raccontare a Nicola di Seven Sea e di Godzilla, che apparentemente non c'entrano un cazzo. E invece. Invece sì. Ma sì, è stata un'occasione molto, molto bella, perché adesso il 3, il 4 e il 5 luglio... esce al cinema italiano il nuovo film di Godzilla che si chiama Shin Godzilla. Un altro? Sì. It's Godzilla! Però... Oh mio Dio, Godzilla! Un altro fatto bene, no, speriamo. Allora, qual è la figata? La figata sono svariate. Allora, innanzitutto è un rifacimento del primo film di Godzilla. Ok. Non è lo stesso universo di King Kong, no? Sì, è lo stesso universo di King Kong. Però questo qua è il rifacimento. Cioè, quando Godzilla arriva per la prima volta nella baia di Tokyo, il regista è Hideaki Anno. La... quello di Evangelion. Evangelion. Okay. Ci sono delle citazioni di Evangelion pazzesche. Perché l'hai già visto tu? Sì, l'ho già visto perché ci ho lavorato. E che cosa consiste? Cioè, tutte le scene con i carri armati, la musica. Mi ricordo molto la prima puntata. Sì. La prima puntata di Evangelion, quindi con Lancia, non c'è Lancia, c'è Godzilla, però le scene identiche a quando arrivano tutti i carri armati che sparano gli aerei, che lanciano. Molto, che non gli fa simile. Che c'è la mega esplosione, poi si diradano, gli hanno fatto un cazzo e lui sbratta tutto. Esattamente così. Okay. La cosa bella è che all'inizio, cioè è un film che è fatto all'inizio male apposta, cioè Godzilla inizia proprio brutto perché è come una specie di larva, poi evolve nel Godzilla enorme. Ed è bello proprio per questo motivo qua, cioè le distruzioni sono fatte molto bene, è un film giapponese. La colonna sonora è quella di Evangelion. Che cosa abbiamo fatto? Quindi inizia con Zan. No, purtroppo non c'è quella sigla lì all'inizio. Anzi, potevano mettere tutto... qualcuno che lo guardava tipo in una TV mentre lui distruggeva un palazzo. Ci sono delle citazioni molto importanti e chiunque è fan di Evangelion le riconosce tutte. Ad esempio, io infatti ero impazzito. Infatti, facevo la comparazione con la prima puntata e il film. Quindi il protagonista è un poveraccio dissociato. Che non... Quindi c'è una cosa. Cioè, comunque... è giapponese. È giusto. Qualcuno che parla di soffitti sconosciuti. No, sì, soffitti sconosciuti. Oddio. Soffetti, scusa. Ho fatto anche l'imitazione. È vero, è anche sdraiato, sì. Allora, la cosa bella è che cosa abbiamo fatto? Ho fatto una... collaborando assieme a QMI Stardust, Dinit e Minerva Pictures, che lo portano nei cinema in questi tre giorni qua,
E gli ho proposto, io sto facendo con Need Games, il Need Games on Tour, dove vado a toccare varie città italiane, dove portiamo i nostri giochi. E cosa abbiamo fatto? Facciamo giocare Godzilla, ovvero come affronterebbero i giocatori interpretando i personaggi principali del film. Ok. L'arrivo di Godzilla, naturalmente tra i personaggi c'è il comandante dell'esercito. Chiaro, cioè... E quello per cui tutti si scanneranno, che è il comandante dei tank. Poi c'è il capo dei scienziati, c'è una diplomata, una diplomatica italiana, scusate, giapponese e americana. C'è, e poi ci sono i due protagonisti, da cui c'è il protagonista che è l'assistente, che è il capo del gabinetto giapponese. Qual è la cosa bella? Innanzitutto, come avete visto, si esagera. Certo. Quindi, quello che vogliamo noi è chiedere ai giocatori che esageranno, cioè come affronteranno loro Godzilla, e in base a come loro lo affronteranno, dopo li inviteremo al cinema per andare a vedere cosa succederà davvero nel film. La cosa più bella è che grazie a questa collaborazione che abbiamo stretto mi sono stati dati 20 coppie di buoni cinema, quindi ad ogni tappa che faremo, sono 10, daremo 2 coppie di buoni cinema, quindi 20 buoni, 40 buoni, scusate, ai giocatori che rispettivamente chi ruolerà meglio il suo personaggio e chi esagererà di brutto trovando la migliore idea per distruggere Godzilla. Okay. Quindi potranno andare gratuitamente dopo al cinema il 3, 4, 5 luglio a vedere. Ma che bella cosa. Molto bello. Molto bello. Queste cose qua ce ne vorrebbero anche di più in realtà in Italia. Beh, domani facciamo un'altra figata perché c'è una collaborazione con la Birra Faxe dove ci sarà... cosa molto figa. Devo decidere come sconfiggere la birra. No, visto che uno dei nostri giochi beh, potrebbero trovare la birra dell'eterna giovinezza. Invece mentre per Godzilla è Seven Sea, dove c'è anche la scheda brandizzata, faccio vedere in anteprima che c'è anche l'avventura qua che oggi ho stampato pure. Ata! No, che figata. Sì, tanta roba. E sta quella avventura. Se state ascoltando il podcast, andate a vedere in questo minuto. Sta quella avventura, naturalmente. Posso fare un attimo di pubblicità? Vai, certo. Tutte le avventure, noi ogni martedì sulla pagina di 7CGDR Italia e su Need Games facciamo il martedì nerdico, ovvero diamo materiale gratuito, esclusivo e originale a tutti. Adesso c'è, per farvi capire l'ira di Dio, c'è tutti i personaggi possibili immaginabili, anche quelli che abbiamo giocato questa sera. Ci sono 5 avventure, ci sono le mappe in alta definizione, ci sono tutti i piccoli riassunti per giocare subito, come usare conseguenze, veramente di tutti di più. Figo. Iniziamo a mettere ogni martedì una scheda personaggio e alla fine logicamente vi metteremo un'avventura per non darvi spoiler, quindi comunque potrete giocarlo anche voi da casa, ovunque. E abbiamo 10 tappe e venite al Filiere PG Day. Yes! Cosa venite a prendere PG Day, che c'è anche Clotos. Esatto, c'è Clotos. No, non c'è Clotos, non so c'è Clotos, c'è proprio Fumble. Peraltro, cioè, hai tutto un tavolone, cioè, è una figata. Il Filiere PG Day, ragazzi, è fighissimo. Venite al Filiere PG Day, è gratuito, mi dicendo me stesso. E io lo dico già, prenoto il prossimo personaggio di Seven Sea. Okay. Un incantatore? Che è il Sandaris. Eccolo. Okay. Il Dievas, te pareva se vedevi il Dievas personale. Un'ultima cosa, abbiamo una domanda per il DM Expo. Oui, quindi oggi facciamo festa. Grande festa. Yay! È tardissimo. Alla corte di Francia. Ma è ormai tardi per tardi. Cosa deve fare una mappa per essere una buona mappa per il giocatore e per il personaggio? Ah, molto bene. Ma soprattutto, deve essere solo per l'atmosfera, come aiuto per il giocatore o per comunicare tra i giocatori? E avete mai messo in una mappa qualche cosa apposta per ingannare i vostri giocatori? La risposta mia a quest'ultima domanda è sì. La mia risposta invece a quello di prima è perché io sono quello che penso qui dentro è il meno fan delle mappe. Mm-hmm. Perché Claudio so che lui è un feticista. Lui va sui siti porno a cercare mappe. sono iscritto a Mapporn. Esattamente. Quindi io, che invece non mi fanno impazzire, non ho, cioè diciamo che non è la cosa che mi interessa di più in un gioco, io poi con i giocatori che ho io di solito uso sempre la mappa del mondo reale, cambiata in alcuni modi, perché così è facile calcolare quanto tempo ci vuole arrivare da una parte, non mi confondo io che la mia geografia non siamo molto amici. Per niente. Quindi figurati in una mappa inventata. E quindi per quello lascerei parlare chi se ne intende un po' di più di mappe. A differenza però tua, io sono un grande fan delle mappe del mondo, della città, di sto cazzo, di sta ceppa, ma
quando poi si tratta di fare la mappa di gioco per le miniature, mi rompo le palle. No, ecco, di base anche... Mentre quella è una cosa che so che a te... Sì, quella è io sono... Io prendevo i pezzi di Descent, prendevo i pezzi allora, invece di Zombie Side. Invece io sono come Claudio. Io ma le disegni tu, Claudio, tu le mappe? Cioè, sì, anche. Se facciamo... Perché siccome sì, c'è a dividere tra due tipologie di mappa. Cioè, uno è la mappa... Per farvi capire dell'ambientazione, dove sono segnate tutte le città, oppure no, la mappa lui adesso, della città. No, lui adesso sta parlando delle mappe di combattimento. Cioè la battle map. La battle map. Ecco, allora, io non... Allora, la io disegno, prendo Descent, Zombicide e cose varie. Allora, io mi disinteresso alla mappa, alla battle map, mi disinteresso completamente, nel senso che mi interessa, come si dice, descrivere il contesto in cui sono i giocatori, punto e basta. Ma se c'è un combattimento, tu usi la mappa o no? No, la battle map. Se c'è un combattimento, io... Me fa come Claudio no. Che la usa generica, cioè dice esatto. Tu sei più o meno qui, la esatto. Zona è questa, tu sei di qui. No, il mezzo allora, metro. Durante il combattimento per me no quadratini. Tempio male male elementale. Sì. Mentre invece al contrario, a me per rispondere alla domanda, la mappa per me funziona così, c'è una mappa del mondo che non è estremamente, cioè è molto rifinita perché deve avere sex appeal per tutti come oggetto, ma non è come si dice, non è super capillarizzata con 250.000 informazioni. Perché? Perché per me la mappa del mondo è quella che vuole creare con una buona affordance un vocabolario comune per la persona che legge il manuale, la persona che non lo legge, per capire noi stiamo andando da qui a qui e questa è la differenza in modo visuale, quindi per creare un vocabolario comune su dei cardini dell'ambientazione. Mentre invece, dopodiché, io parto dal presupposto, soprattutto per questioni di mappe fantasy, che una mappa del mondo non è accurata. Perché? Perché è una mappa del 1300, del 1200. Quindi cosa succede? Nel momento poi in cui poi le persone arrivano all'interno di una determinata area geografica più in piccolo e hanno bisogno di una mappa più dettagliata, se c'è, perché magari non c'è, però se c'è, ci si prende tutte le libertà del mondo di reinterpretare quella zona geografica sulle distanze relative. Perché? Perché la persona che c'è lì ti può dire: io ho disegnato sta roba qua perché ti dico che da qui a qui ci sono due giorni di viaggio. Non solo, questo... Funziona molto bene se le mappe te le disegni tu a mano. Ecco, cosa sì. Che io fortunatamente fra Photoshop e tutto il resto riesco abbastanza. No, io tra cartografo, uso Boston che non so se conoscete sì. Cartografo, cioè sono però, una chiave che a disegnare a mano. Però ad esempio, la differenza tra avere una mappa disegnata a mano e una mappa che sembra vera perché è fatta con prima cartografo poi ci metti sulle texture della roccia per cui certo. Sembra ti danno due sensazioni completamente diverse. Infatti. Ma ad esempio... Ma come sono le classiche prop, è come avere sui muri di casa gli stendardi quando giochi in un'ambientazione di un certo tipo te la godi ma più. Ma che poi... Io sai cosa ho trovato una cosa veramente figa? Proprio recentemente perché non c'avevo più voglia di disegnare le mappe. Per le città e per i combattimenti in città assegni a un numero di un dado, tipo del dado da 10 o da 20, cosa è quella cosa... Tiri i dadi anche e disegni la mappa a seconda dei dadi, vedendo tipo vuol dire che qua adesso è una figata. Forse su un sito internet che fa così, e poi qua magari questo qua è un villaggio. Questo è un lago. Esatto, se invece l'ho fatto io in città, e quindi c'era tipo, ok, da questa parte ci sono un sacco di case accomunate, qua altre due, qua due sparse, qui quindi è piazza. Sì. E quindi ti viene più facile. Comunque, ecco, e ultima cosa, la mappa che secondo me ha avuto la maggior cioè che secondo me ha funzionato meglio che io abbia mai visto in totale in termini di distanze, densità e livello di dettaglio per una campagna di gioco, sto dicendo per una campagna di gioco da una stagione che deve durare dal un annetto e mezzo, il Velen di The Witcher 3, ok? Quella mappa lì... Insomma, una mette e mezzo lì ti dura anche 10 anni. No, no, aspetta, quel sì, ma... No, allora, no, sto ovviamente... parlando del videogioco che dura 10 anni. Aspetta, io non sto parlando... Io non sto parlando di tutte le singole location. Sto dicendo... Sei enorme, il Velen. Sì, ma... Cioè, aspetta, sì, ma... Come... cioè, nel senso, come... secondo me ci si deve immaginare, è una zona geografica sufficientemente ampia per offrire tutta la varietà che vuoi nel momento in cui ti vai a cercare la side quest. Però c'ha un problema secondo me, che è limitata. Ma cioè, no, se non vuoi andare worldwide, allora, è quello il discorso, è proprio per quello che dico una stagione. Perché? Perché worldwide
esci da quel livello di dettaglio e, come ho detto prima, perdi le distanze. Dici, per andare da qui a qui ci vogliono, boh, 3 settimane di nave. Non ce ne frega niente. Nel momento in cui tu invece, come ti dice D&D quando parti a mappare, il manuale del Master, che secondo me fa un bellissimo lavoro, parti in piccolo perché le persone devono avere dei punti di riferimento, il villaggio è estremamente limitato, non riesce a capire cosa c'è fuori, oppure dici il villaggio e poi ci sono due una cosa qui e una cosa qui che sicuramente intervengono nell'avventura, quindi è suggerente. La mappa del mondo è troppo grande, la dimensione della mappa di The Witcher, andatevela a vedere, c'è anche online, se cercate The Witcher Maps. Sì, secondo me ci abbiamo giocato penso tutti un pochettino. Sì, io un non pochettino. I miei giocatori, perché ad esempio i miei giocatori tempo 3 sessioni e vorrebbero andare a vedere cosa c'è dall'altra parte del mondo. No, cioè, certamente, però dipende da cosa c'è dentro lì. Esatto. E Silver 6, Trecce un drago. Ah, terza volta. Lì in realtà ci sarebbe anche da considerare effettivamente quanto realistico lo vuoi fare. Infatti, perché se lo vuoi fare un po' realistico, non uscirai mai dai confini di un paese. Secondo me se invece una campagna, poi non rompo più le balle. Non so se avete letto Curse of Strahd. Sì. Per una campagna che dura, questo va dai 4 agli 8 mesi, in base a come gioca il giocatore, quella mappa lì, che è dettagliata anche all'interno del manuale, c'è tutto, quindi c'è la mappona più tutti i villaggi, a mio avviso è fatta benissimo, perché io, quando l'ho masterizzata, quando l'ho giocata, facendo anche giocare a tutti i giocatori, tutti quanti si sono resi conto che ci immaginavamo la stessa ambiente, poi ognuno si immagina cos'è, però l'ambiente ci immaginavamo uguale, quindi vuol dire che una mappa è fatta bene, come tu ti immagini le stesse cose. Però, come hai visto, quella mappa, come diceva Claudio, non è uno schizzo, ma è bella, dettagliata e anche fatta a modo. Esatto. E la cosa bella è fatta a modo. Se tu vedi il dungeon, entri nel dungeon, prendi la pagina e c'è tutto il dungeon fatto bene. Entri nel villaggio, tipo, come si chiama? Valetki, no? Come si chiama? Non mi ricordo il nome del villaggio. Quello con i corvi mannari. Sì. Quindi di nuovo. Spoiler! Quindi di nuovo, quando una mappa vale la pena. Non hai giocato in due situazioni. Primo, quando è un prop di gioco, punto e basta. Secondo, quando crea un vocabolario comune fra i giocatori. Che sia immaginativo, che sia a quel punto vale la pena. Tipo tua mamma lo scorbuto. Esatto. 3, mettete delle miniature finte nei dungeon in modo da far pensare che siano delle statue che si muovono, sì, e poi invece sono statue. E nutrire la paranoia. Sì, ma in realtà quella adesso svelo l'altarino, perché è Claudio che è un infame. Perché se lui mette una fila di statue in un dungeon, se tutti iniziamo a fare... No, occhio, mi avvicino, la tocco, mi allontano. Sicuramente non fanno niente, o al massimo succede dopo. Se invece nessuno se ne caga di striscio, si animano tutte. È giusto, è chiaro. Quindi, chiaro. Ragazzi, va buono. Solo un'ultima cosa, a voi, prima di tutto. Claudio lo sa già, noi domani facciamo un evento all'Excalibur Games di Milano, dove faremo giocare 7C, la versione Godzilla di 7C, Journey to Ragnarok, che è la... L'abbiamo giocato in puntata. Vero, adesso dovrebbe arrivarmi anche il manuale, dopo anche a te. Tra un bel po'. E Beowulf ha anche una novità che portiamo dalle 2:30 alle 7, quindi se siete liberi, se volete giocare con noi. Dov'è? È vicino a San Babile. Okay. È a 5 minuti a piedi a San Babile. Siamo dalle 2:30 alle 7, c'è la fax, c'è birra, c'è tutto qua. Quindi se volete andare... Esatto. Sì. Poi ricordatevi, ve lo ricorderemo ancora, il 17 il Free RPG Day, e io inizio a ricordare anche quelli che sono di Milano che il 20 invece alla Forgia degli Eroi inizio a fare da Master di Clotos, quindi se riuscite a venire al Free RPG Day venite almeno il venerdì, il martedì, e poi sarà una volta al mese, sono lì, chi vuole venire a giocare. Io per uno dei due, ci sono, forse la mattina del Free RPG Day, quindi al massimo potete anche giocare con me a Clotos. È tanta roba. E quello che avete ascoltato? Ci sentiamo settimana prossima. Fumble Now! Fumble Now! Ascoltate Sevensy! FumbleGDR.it Sevensy Now! O QWERTY.it Fumble, sì. Now Sevensy! Fumble Eleven. Keeper of the e ascoltatevi gli Halloween. Hanno fatto una bella canzone che è Keeper of the Seven Keys, che poi parla dei Seven Seas. Nuovissima poi, tra l'altro. Nuova, sì. Gli Halloween, tra l'altro. Andate a diventare soci di QWERTY, andate a fare delle donazioni a Fumble, comprate i nostri gadgets. Se vi è piaciuto, compratevi Seven Seas. Comprate Seven Seas perché ne vale veramente la pena, fosse anche solo per le illustrazioni che sono bellissime. Ebbene sì. E noi ci sentiamo settimana prossima con la puntata finale di 13esima era. Quindi siamo al settimo. Nicandro vince! Settimo. No, Nicandro vince adesso. No, ti ammazzo e ti butto la spada. Io volevo Chris Kim dall'inizio. Ne ho due adesso, se vuoi ne ho una. Sarà di giovedì, non di venerdì. Ebbene sì.
perché si stanno smuovendo cose, quindi andremo spesso al giovedì finché non diventeremo perché Godzilla le cavallette e quelle altre cose a settimana prossima. Settimana prossima, buonanotte, buon weekend, ciao ragazzi, grazie Nico, grazie ragazzi a voi, sono divertito come un porcello forense. Abbiamo fatto una strage.